Allora, iniziamo con questo che in pratica rappresenta una caduta che, di quest'estate. Questa è una palma dei datteri, adesso non mi ricordo il termine tecnico, mi sembra Phoenix. Sì. E purtroppo è cascata, non sappiamo se per motivi diciamo di salute o per il forte vento. Comunque è caduta. Ecco, siamo vicino al monumento della vittoria, al monumento della vittoria. No, ma c'erano queste novità fibre nominate. Ecco, naturalmente anche queste diapositive non vogliono essere nulla di cattivo, però uno stato attuale del check-up delle piante. Naturalmente ci sono. Ecco, queste per esempio sono vecchie. Vedi immagini che sicuramente molti riconoscono. Non sappiamo il motivo perché ci sia voluto diciamo, coprire il buco, le falle con del cemento o con dei mattoni. Questa è più o meno la dimensione di questa parte. Ecco, questi sono altri particolari. Penso si commentano da solo. Questa invece dovrebbe essere, sì, è sulla via che porta alle poste centrali e qui sono delle fenditure, anche qui naturalmente nel nostro comunicato abbiamo indicato forse, visto che non siamo dei tecnici, però può darsi anche all'inquinamento, ai gas che le macchine continuano a scaricare o forse alla potatura che abbia poi causato questa situazione. Comunque ne discutiamo. Qui siamo sul via Mendola, questi sono le basi di alcuni alberi, normalmente potrebbero anche creare dei problemi ai passanti. E lì nella base credo qualcuno si sia passato il tempo anche nel bruciarlo. Ecco, questo è un altro. E più o meno il via Mendola ha tutte queste caratteristiche. Qui credo siamo alle parti della villa comunale. Qui all'interno, ecco, sì, proprio siamo dentro la villa. Qui è la salita di Piazza del Popolo, vedo la strada che porta alla famosa astronave. Non so se questa è una forma tumorale o meno dell'albero, però la cosa interessante è che solo credo in questa via ce ne stanno credo di due o tre esempi. E questo naturalmente è quello più, diciamo, più eclatante, diciamo, più voluminoso rispetto agli altri due alberi. Ecco, questo è un lavoro, come diceva il signore, è stato fatto da alcuni tecnici francesi durante la precedente amministrazione e sicuramente quanto prima l'albero dovrebbe, diciamo, rinvigorire. Qui naturalmente poi c'è l'educazione civica che ci contraddistingue, quindi purtroppo sì. E anche qui qualcuno si è divertito a buttare dell'acido o delle radici e poi con le conseguenze diciamo degli alberi. E tempo fa hanno fatto anche più comunicato anche una segnalazione giornalistica. Per quanto riguarda diciamo, le etichette, che secondo noi sono anche antiestetiche e anche non buone diciamo, per l'albero, cioè sarebbe più interessante metterle alla base perché diciamo, l'albero sicuramente ne risente a contatto con queste diciamo, sostanze non naturali, chiodi, plastica, eccetera. E di plastica perché se no si rompe. Vabbè, poi i chiodi però non credo che siano. I chiodi c'erano anche prima, erano quelle. Vabbè, vabbè, sì, sì, no, non vuole essere. Niente, queste. Purtroppo si forza anche con problemi economici, quindi ho cercato di fare. Vabbè, no, perché se aspettate ci vanno vedendo un albero sano. Comunque il tentativo di recuperare la classificazione, che stava andando via per tre chiedette, saranno notte tutte. Vabbè, c'è stato anche un professore Sorbini che io non è che neanche molti, io li ho messi in tasca qui. Vabbè, comunque, devo spendere altre notte. La prossima volta ci penserò. Vabbè. Questo è. Credo uno dei pochi alberi che non abbia attecchito. Questo è una centrale.
E questa è una parte, diciamo, la base di un altro albero un po' rovinato. Ecco, qui siamo alla villa comunale, da qui diciamo l'aspetto si presenta abbastanza bello, insomma, da vedersi, poi avvicinandosi invece troviamo queste situazioni qui sicuramente non si pagano. E qui sono le famose radicee, non voglio diciamo dire altro, e naturalmente i presenti non devono pensare che queste diapositive o l'incontro o il comunicato d'altro sia stato di parte, però insomma sono una situazione di fatto. Questa è stata un'operazione di cui veramente in merito al precedente assessore Lucio Barilla più presente, c'è la ripulitura di alcuni alberi. Infatti si era pensato, che vedete nella parte lì c'è un segnale poi messo diciamo, nella sua posizione naturale, cioè su un palo di ferro, e avevamo anche questa caratteristica degli alberi, cioè gli alberi che si erano presi diciamo una rifincita diciamo sull'uomo, e avevano quasi quasi diciamo risucchiato questo materiale segnaletico. Infatti questo è diciamo nella zona di San Paolo, poi è stato ripulito. Ecco, qui poi diciamo la natura che si riprende diciamo una rivincita sul cemento, qui normalmente una bella fotografia. Ecco, anche questa è molto, molto bella, significativa. E qui diciamo un'altra forma di rivincita. La natura che diciamo trovando delle fenditure, dei piccoli spazi, qui siamo nella zona del Colopinace, comincia diciamo ad avere la meglio diciamo, rispetto al cemento. Questa è una foto, questa è un'altra sequenza diciamo della, più o meno una visione esatta dei punti, che abbiamo 2, 3, 4 esempi di alberi. E poi questa non so se è l'albero che sorregge il macigno o viceversa, oppure qualcuno si sia preso diciamo lo spasso diciamo burlesco o altro, prendendo spunto dal famoso personaggio mitologico che alza l'universo. Comunque questo è quanto, naturalmente nessuna cattiveria da parte nostra, però come cittadini, come associazione culturale sensibile anche negli aspetti diciamo relativi al verso, al predicatorio, pensiamo che anche intanto di dare il nostro piccolo contributo. Grazie. Adesso diamo la parola al professor Lucio. Questo breve discorso su questioni di carattere fitopatologico, a me il gradito compito di presentare invece l'aspetto degli alberi sani. Ecco perché il mio intervento, voglio motivare il mio intervento con una necessità, cioè noi godiamo di un patrimonio arboreo davvero invidiabile, un orto botanico all'aperto, non per nulla D'Annunzio può definire il più bel chilometro d'Italia, e meriterebbe questo patrimonio una maggiore attenzione da parte di tutti, non solo degli amministratori pubblici, ma dei comuni cittadini, per evitare quegli atti di vandalismo di cui diceva poc'anzi già. Io ritengo che bisogna fare conoscere questi aspetti al mondo vegetale, perché si tratta di specie rare, pregiate, ricercate, piante che evocano altri climi, altri tempi, che hanno visto i dinosauri, piante che hanno calcato questo suolo molto prima, non dico di noi, ma in certi posti, in Patagonia, nella Terra del Fuoco, molto prima dell'uomo addirittura. Quindi si tratta di esseri da proteggere, da conservare, da ammirare. Non so se avete avuto occasione di guardare, di osservare gli alberi della villa di Cittanova. Cittanova nel suo piccolo è un vero gioiello. Naturalmente è piccola, quindi la manutenzione è più facilmente eseguibile, voglio dire, che non su un chilometro e 200 metri quanto è lunga la via Marina, soltanto la via Marina e tutte le altre zone aperte di legno.
per cui bisognerebbe anche potenziare qui entra in gioco l'aspetto economico, anche le forze lavoro, mandare sciami, ecco, di addetti, di operai, di, perché no, anche di potatori, di giardinieri e compagnia bella, ma questo non è il compito che mi prefiggo io questa sera voglio divulgare questi aspetti. A tal proposito voglio ricordare un fatto: la conoscenza della natura riflette l'amore che noi abbiamo non solo verso il mondo che ci circonda, ma anche verso gli altri, verso il prossimo, perché se noi rispettiamo quello che abbiamo a disposizione lo possiamo affidare con grande gioia a chi verrà dopo di noi, ai nostri figli. Non è retorica, badate bene. Io ero un ragazzo, ma mi ricordo che andavo in giro ammirando queste piante con il buon presidente d'Africa, e che era il consulente botanico del comune. Certe parole mi sono rimaste scolpite nella memoria. E a proposito di quegli alberi fatti oggetto di vandalismo, ce n'era qualcuno, allora si era forse più vicini ai traumi della guerra, però molti alberi presentavano queste cicatrici inferte dalle schegge, alle bombe incendiarie. E allora il paese d'Africa, me ne ricordo uno particolarmente vicino al castello, ancora c'è una palma, e venne lì allora, mi pare, con il dottore Perno della foresta, Perno della forestale, ebbe l'idea di ricostruire quella parte mancante con il legno, quindi in carattere con la pianta è fatta di legno, con il legno e attaccandola con un mastice studiato ad opera. Ecco, bisognerebbe evitare alcune brutture, questo sì, però questi nostri interventi servono da stimolo, vogliono sollecitare la vostra attenzione, il vostro interesse. Esistenti davanti alla chiesa, alla scuola elementare Santa Caterina, davanti al Carducci, per non parlare dall'altra parte della città, lato Sbarre, lato addirittura Torre Lupo, ecco, andando verso Torre Lupo. E allora le piante caratteristiche di questa parte del nucleo storico sono le palme, queste qui che noi vediamo, andiamo avanti, e i ficus. I ficus caratterizzano non solo la piamarina, la quale via marina conta ben 29 ficus macrofilla o ficus magnolioides, così chiamato per via delle foglie simili a quelle della magnolia, ma questi che si trovano nelle varie piazze, Piazza Italia, Piazza Duomo, ficus beniamina o fico dei parchi, diventa questa parte. Il ficus beniamina che offre con la chioma espansa, i ficus tutti offrono con la chioma ombra, frescura, e che un tempo ospitavano nuvoli di storni, quegli uccelli il cui garrire poteva anche infastidire alcuni oppure rincuorare altri. Ero giovincello e mi ricordo che uscendo dal cinema al teatro comunale sentivo questo garrulo cinguettio di questi uccelli e mi rinfrancavo per la verità. Poi con i posteggi messi in queste piazze, naturalmente i miasmi del traffico veicolare esasperato hanno allontanato questi uccelli. Naturalmente c'era il rovescio della medaglia, migliaia di uccelli fanno migliaia di escrementi con il pericolo di inzaccherare i passanti. Andiamo avanti. Ora questo ficus, il ficus beniamina, è un parente, è un ficus tropicale, parente del nostro fico comune, il fico della Genesi, quel fico con il quale Adamo ed Eva coprirono le proprie vergogne, che noi chiamiamo ficus carica.
che è un fico i cui frutti sono commestibili. Questi producono denaro con i frutti, però non commestibili. Diceva l'Africa, sono ficozze vere e proprie, crude però, ficozze crude, che tamburello inesorabilmente su passanti autoveicoli quando giungono a maturità. Se voi passate nel mese di maggio, luglio, giugno, avete occasione di sentire piovere dall'alto queste ficozze crude. Però questo è un ficus che viene chiamato anche fico delle pagode, perché vive in Birmania, in Thailandia, in India, e i ficus da quelle parti, grazie al clima, alla foresta pluviale, alto tasso di umidità, alta temperatura, crescono rigogliosi e avvinghiano con le proprie radici qualsiasi manufatto, anche i templi indù. Dalle nostre parti hanno trovato condizioni d'Africa favorevoli, ovviamente la temperatura è mite. A proposito, Reggio Calabria detiene il primato dell'eliofania in tutta Italia. L'eliofania cioè della trasparenza dell'aria, fatta eccezione in quest'ultimo periodo per la caduta di Genova dell'Etna. Però se escludiamo questo periodo, statisticamente parlando, su base annua, Reggio Calabria è una città il cui clima è godibilissimo. Godono soprattutto le piante. Tant'è che alla villa comunale sotto i ficus sono state impiantate proprio queste panchine alla cui ombra riposano bambini e anziani. Quindi il verde assume in questo caso anche una funzione di ristoro oltre che di svago, cioè è un'ombra riposante, un optimum di repie. Non per nulla Newton alla propria all'ombra di un melo formulò la legge della gravitazione universale, proprio perché l'albero ha questa funzione illuminante, rischiara le idee, e Newton formulò questa legge. Andiamo avanti, vedete il proprio spirito. Fra gli altri ficus, forse sottovalutiamo, comunque lo abbiamo molto in casa questo, nel cielo precedente viene chiamato anche betulla di appartamento, ma cresce piccolo. Il ficus beniamino, il fico dei parchi, mentre cresce maestoso in piena terra, lui si chiama ficus elastica, che noi abbiamo nei nostri appartamenti. Il ficus elastica ha la caratteristica di avere le foglie morbide elastiche e ha tutta una storia da raccontare che vi voglio brevemente riferire. Quando si doveva estrarre la gomma si faceva ricorso alle Via Brasiliensis, all'albero del caucciù, il cui monopolio però era detenuto dal Brasile. Il Brasile, molto geloso di questo monopolio, ne impediva, ne vietava l'esportazione. I soliti inglesi, dappertutto saccheggiatori, perché allora avevano le colonie, i vasti dominions, incaricarono un signore, poi nominato per questo Sir Baronetto, un certo Wickham, di trafugare i semi di quest'albero. Nel frattempo però, siccome la richiesta era forte della gomma, si faceva ricorso al latice estratto dal ficus, perché gli inglesi avevano i dominions, il viceré delle Indie c'era per esempio, cioè nell'impero c'era un dominio che si chiamava dell'India. Però la produzione era insufficiente, fecero ricorso anche al comune tarassaco, il soffione, il pappo, quello che noi usiamo soffiare, diciamo volgarmente un nonno, oppure alla landolfia, cioè a tante altre piante, però sempre con esiti insoddisfacenti. E allora questo signor Wickham trafugò nottetempo ben 30.000 piantine di caucciù. Di queste 30.000 ne attecchirono soltanto 700, però queste 700, trapiantate a Ceylon prima, a Giava, poi in Indonesia, eccetera, da quelle parti sempre, formarono quelle piantagioni intensive che oggi hanno soppiantato del tutto le piantagioni brasiliane della giungla amazzonica. Peraltro la giungla amazzonica, gli alberi di caucciù si trovano molto sparpagliati in mezzo a centinaia di altre specie, per cui è molto difficile la raccolta, mentre invece nella piantagione in estensiva dell'India è facile la raccolta di questa latice. Ecco, questo lo voglio ricordare proprio perché è stata una pianta, se vogliamo, storica per la produzione della gomma. Infatti in inglese si chiama the rubber plant, cioè la pianta della gomma. Rubber vuol dire dall'inglese cancellare, to rubber, la gomma da cancellare. E caratteristica per via di quella qua nell'apice, c'è un apice rossastro, questo qui se voi vedete, che protegge la foglia, l'embrione diciamo. Quando quella foglia giunge
quasi a maturità, questa bicecata spontaneamente la foglia si allarga. Andiamo avanti. Ora, i ficus più importanti sono ovviamente questi, questa della Via Marina. Questi ficus sono stati perfino nominati da Leonardo Sciascia. Vi voglio leggere velocissimamente le parole che Leonardo Sciascia ha utilizzato per i ficus di Palermo. Dice: ho sempre visto questi ficus come una sorta di mostro arboreo. A Palermo dovete sapere che c'è una piazza marina vicino a Via Garibaldi, piazza marina di fronte all'università. Ho sempre visto il ficus come una specie di mostro arboreo, un pauroso emblema della violenza e della imprevedibilità della natura, che forse vuole essere un ammonimento che alle mostruosità degli attentati la natura ha sempre la forza di mostruosamente rispondere. A me sembra un culturista, un Rambo, uno di quegli individui che mettono in mostra i propri muscoli, non per nulla, guardate che ha le radici possenti, e forse chi si occupa di questa pianta cerca di contenerne l'invadenza potandola periodicamente, a oltre che per il vigoril, si intende. Andiamo avanti. Ecco, queste radici, grosse radici tabulari, scommettono il selciato, la pavimentazione stradale. In certi punti, ecco, Gianni ha fatto vedere che il pavimento è dissestato. Andiamo avanti. Ma soprattutto, se incontrano un manufatto, quale potrebbe essere, in questo caso un muro, però le panchine le avviluppano e le sgretolano, le rompono. Però c'è una caratteristica che Gianni ha fatto vedere, non mi ricordo se ce l'ho in diapositiva, andiamo avanti. Ecco, a Messina, alla piazza, a Villa Mazzini, dove c'è l'acquario, c'è questo ficus che io ho fotografato. La caratteristica di questi ficus è quella di formare anche radici aeree, le liane, tanto per intenderci, le quali le radici aeree, quando raggiungono terra, si trasformano in fusti colonnari. Non per nulla si chiamano radici colonnari. Però così facendo, la pianta progressivamente invade territori sempre più ampi. Infatti queste piante sono definite piante socie, perché si aggregano l'una all'altra e poi formano baluardi impenetrabili. E allora, forse allo scopo di contenerne l'invadenza, al primo abbozzo delle radici, queste vengono tagliate, e quindi si perde un tratto saliente caratteristico di questa pianta. Al momento lo spazio della Via Marina, quello è più di tanto, non possiamo permetterci. Però ne ho colto uno, ancora con gli abbozzi, diciamo, in buono stato, che è proprio dietro il chiosco del gelataio Cesare. Se voi osservate dietro il chiosco di Cesare, ce n'è uno con gli abbozzi radicali che stanno per raggiungere il terreno. Per dire come fanno queste radici, questo sono anche esemplari di Palermo. Queste radici raggiungono terra e quindi si formano delle colonne e procedono in questo modo. A mano il bosco si infettisce, sentite? Avrebbero bisogno di spazi molto ampi per poter esprimere tutta la loro bellezza. Ma una pianta di cui possiamo andare giustamente orgogliosi non è tanto una pianta di importazione, quanto una pianta all'apparenza umile, però in realtà una pianta endemica, cioè tipica del meridione d'Italia, dalle nostre parti, del sud e delle isole. Citata perfino da Teofrasto e da Cicerone. Cicerone narra che questa pianta, che è la palma nana, detta nana perché non si mantiene ad un'altezza irrisoria rispetto alle consorelle, la Washingtonia filifera ad esempio, che rispetto ad un'altezza di 25-30 metri, o anche la stessa palma da dattero, la palma delle Canarie, questa è un'altezza massima di 2-3 metri, qualche esemplare attinge anche i 5 metri. Però perché è ricordata da Teofrasto? Perché è una pianta originaria, innanzitutto testimonia di un clima d'altri tempi, di un clima caldo, di un clima di tipo subtropicale. Col sopraggiungere delle glaciazioni durante i grandi sconvolgimenti geologici, le piante che mal sopportavano il clima freddo scesero più a nord. Qualche relitto si trova ancora lungo le coste della Liguria o lungo le coste
della Toscana, nei Monte Lucellina, oppure in Sardegna, però in genere preferisce un clima caldo temperato, non la troveremo mai sull'Appennino. Quindi, con sopraggiungere del freddo, questa pianta cercava scampo nelle zone più favorite del meridione, qui giunta e sopravvissuta fino ai nostri giorni. E i popoli, gli indigeni, nel tempo dei Romani, i Siculi, i Sicani prima, i Siculi poi, oppure i Bruzi, anche se i Bruzi abitavano dentro l'Appennino, però avevano frequenti contatti con le popolazioni costiere, i greci stessi, i Magno Greci, usavano prendere il germoglio apicale di questa pianta e mangiarlo come noi mangiamo oggi i cavoli. Cioè si chiama cavolo palma, è un gustoso ortaggio che lesso viene cucinato come noi oggi cucineremmo il broccolo, il cavolfiore, eccetera. Però alla lunga questo ortaggio danneggia ovviamente la pianta, cioè la pianta non prospera più, privata del germoglio apicale, non vegeta e quindi muore. Però un'usanza è rimasta. Da questa pianta gli antichi estraevano imbottiture, crine vegetali, se ne facevano cuscini. A Castelsardo, presso Sassari, dalle fibre di questa pianta, perché poi è rivestita da una scorza lanuginosa, o anche dalle foglie che utilizzavano per i tetti delle capanne, eccetera, a Sassari si fanno ancora cappelli, il famoso Panama, ecco, tanto per intenderci, anche se il Panama viene fatto con un altro tipo di palma. Comunque un tipo di questo cappello che è rinomato all'estero. Andiamo avanti. Ecco, questo è un tipo di palma, si caratterizza per le ampie foglie flabellate, si dice cioè aperte a ventaglio, dove si contano da 15 a 25 lacinie, cioè le foglie strappate in tanti segmenti, spillettate, diciamo così, e soprattutto perché ce n'è, c'è una simile che si chiama invece Trachycarpus fortunei, c'è una pianta della Cina o palma di Chusan, perché questa ha più rami che fuoriescono da un unico cespo, quindi c'è la caratteristica di gettare lateralmente molti polloni, numerosi polloni. Una pianta che ha un'altra storia recente stavolta è questa pianta che noi troviamo, io l'ho presa questa qui di fronte alla stazione centrale, di fronte alla villa, sul lato via Marina, sì. Però caratterizza tutte le discese che da Reggio portano verso il mare oltre Piazza Venava, tutto il lato settentrionale di Reggio, insomma, via Brancati, via 25 luglio, eccetera. Si chiama, ha un nome arabo, un misto anzi, di greco, di arabo, di persiano, una strana commistione, Azadiracta, cioè albero nobile o albero del Neem. Azamelia Azadiracta. Azadiracta vuol dire tradotto albero nobile. Gli indigeni lo chiamano albero del Neem. Cercando notizie su quest'albero, io sui testi porto le solite notizie, però ne ho trovato una curiosa. Viene chiamata, anche viene chiamato albero farmacia, perché i nativi utilizzano la corteccia, i pezzi della corteccia di quest'albero per ricavarne principi attivi utili per curare moltissime malattie, anticoncezionale, antiparassitario, febbrifugo, eccetera, antielmintico, addirittura anche verme intestinale combatte. Ed è un anticoncezionale sia maschile che femminile, quindi potrebbe essere usato benissimo da ambe due senza avere effetti collaterali. Perciò albero farmacia. Una ditta americana, una certa multinazionale di nome Grace, avidamente ha cercato di sfruttare questa pianta, togliendo, diciamo, ottenendone il brevetto e togliendo così l'uso legittimo agli indigeni, agli abitanti nativi, perché questo è un albero che cresce sull'Himalaya, alle pendici dell'Himalaya. Naturalmente l'avidità della multinazionale non ha preso il sopravvento, probabilmente non è riuscita a isolare esattamente il principio attivo. Andiamo avanti. Questo ha bellissime foglie, guardate finemente smarginate, diciamo così, seghettate, e
verso marzo, aprile, fa dei fiori di un colore lilla stupendo, piccoli fiori simili a tante stelline. Quindi è un effetto decorativo molto bello. Andiamo avanti. Ora quest'albero produce queste drupe simili a ciliegia, olive. Sicuramente vi sarà capitato, camminando sui marciapiedi di sreggio da quella parte, di calpestare queste cose e di sentirle come non solo sdrucciolevoli, ma un senso di repulsione, perché emanano un odore sgradevole. Allora, quest'albero, siccome contiene un nocciolo molto duro, legnoso, che può essere perforato per fare grani di rosario, infatti i monaci lo utilizzano per fare grani di rosario, quindi è chiamato anche albero del rosario. Però nella polpa viene estratto un alcaloide, una sostanza chimica, detta margosina, che è poi la responsabile di tutte quelle proprietà curative, la margosina. Andiamo avanti. La corteccia di quest'albero è caratteristica e curiosamente gli indios di Panama, perché poi è stato trapiantato anche a Panama, nel canale di Panama, lo chiamano giacinto quest'albero, non si sa bene perché, forse per il colore dei fiori. In ogni modo, usano staccare pezzi di corteccia e buttarli nell'acqua dei fiumi del mare. I pesci stupiditi salgono a galla e quindi gli indios ne ottengono una facile pesca. Ecco il potente alcaloide contenuto non solo nei frutti, nelle drupe, ma anche nella corteccia. Un albero di cui non possiamo fare a meno, e questo si chiama albero, io lo chiamo albero dei monumenti, il custode dei monumenti, nei secoli fedele potremmo dire, perché viene sempre messo a guardia di erbe e di monumenti per onorare l'ingresso dei palazzi. Cosa che peraltro hanno fatto molto prima di noi già i monaci buddisti, più di 200-300 anni or sono. E la Cintas Revoluta, volgarmente nota in commercio come palmetto, in realtà non è una palma, addirittura è molto distante sistematicamente dalle palme. Parliamo in termini botanici, la sistematica è quella scienza che studia l'inquadramento. Infatti non è una monocotiledone, anzi possiamo dire è un parente più delle vergini che delle monocotiledone, ma non mi sto a dilungare su questo aspetto. Diciamo che è un fossile vivente, cioè l'anello di congiunzione tra le vergini propriamente dette, le vergini che noi conosciamo, e le gimnosperme, cioè le piante che portano i coni. Perché portano i coni? Un pino. Perché i pini, questi coni nei pini sono il fiore. In pratica una pianta con spore e con fiore. Infatti qualcuno l'ha chiamata pteridosperma, pterido per la foglia quasi simile a una pianta, sperma per la via dei semi. Semi che sono stati già conosciuti e apprezzati dai dinosauri, i quali usavano per raccattarle col becco, parliamo dei sauri alati, pterosauri, per via di quel tegumento, se voi osservate qui, quando è il periodo adatto, dentro la chioma, che presenta una corona di foglie che mette fuori ogni anno, scusate se per un attimo, ma mi sto infervorando, dentro ci sono delle formazioni rosse, arancione, molto attraenti, molto invitanti, sembrano tante piccole albicocche, che richiamano questi animali, richiamavano questi animali, i quali usavano cibarsene, però siccome il seme all'interno è duro e coriaceo, veniva abbandonato poi con gli escrementi e quindi nasceva una nuova pianta. Una pianta peraltro longeva e molto accrescita molto lenta. Noi dobbiamo questa pianta all'opera di questi monaci buddisti che la usavano per ornare l'ingresso dei templi. Fossile vivente perché altrimenti, se non fosse sopravvissuta in Cina, paese d'origine, noi oggi non l'avremmo vista più sulla faccia della terra. Andiamo avanti. Qui l'abbiamo davanti al monumento al re Roberto I, qui sempre alla villa, questa corona di foglie belle, lucide, coriacee. Andiamo avanti. Al monumento ai caduti in via Marina. Anzi, addirittura ce n'erano un quarto, come pare sono state rimpiazzate, non sì. Bene, ma due si erano seccate e poi sono state rimpiazzate. È stata una donazione di un cittadino. Fortunatamente, bene merito questa cittadina. A una noi, una. A una, un privato. E una è stato privato. Questa pianta emette lateralmente, c'ha una pelle caratteristica, vediamo se si vede. Tenete conto che una di quelle ha un colore di 50 mm. Sì, una pianta molto frecciata. Questo è l'apice vegetativo con questi embriofili, cioè gli abbozzi delle foglie, che sono raccolti su se stessi come
il bastone dell'arcivescovo si dice a preflorazione circinnata, cioè a porte a spirale. Man mano che crescono si srotolano, si aprono e danno luogo alla corona di fuori. E là dentro si trova i frutti, si trovano i frutti. Andiamo avanti. Che poi non sono i frutti, ma sono. Oh, dicevo, la pelle è caratteristica, la pelle è tipo serpente, cioè mi dà l'idea dell'arcaicità. Si vede che è una pianta arcaica che viene a noi da 180 milioni di anni questa pianta. E nella pelle ogni tanto spuntano polloni, cioè questi abbozzi che potrebbero essere prelevati, i pulpilli potrebbero essere prelevati e trapiantati. Naturalmente si con cure adatte, non sono tecniche che il privato può fare, quindi non vi invito a staccarle, soltanto tecniche vivaistiche adeguate. Le radici caratteristiche hanno un esempio di simbiosi, cioè nelle sue radici crescono, prosperano alcune alghe azzurre, le cianofigee del genere nostro, che traggono il nutrimento dalla pianta e danno alla pianta altri vantaggi. Cioè in pratica è una simbiosi mutualistica di tipo trofico, dove ambedue gli organismi vegetali traggono vantaggio reciproco. Andiamo avanti. Mi pare che questa è l'ultima, o la penultima, questo è l'eucalipto. L'eucalipto ha tutta un'altra storia, nel senso che noi siamo, diciamo, il meridione d'Italia, il regno borbonico, la prima parte di tutta la penisola ad aver impiantato quest'albero nel 1820, cioè in pratica dopo la restaurazione, dopo il 1815. Voi sapete dalle fatte storiche che nel 1815 i grandi regnanti dell'epoca si sono riuniti al Consiglio, Congresso di Vienna, per spartirsi il mondo dopo la sconfitta di Napoleone. Naturalmente le conversazioni salottiere avranno anche avuto la loro parte nell'introduzione di questo eucalipto di De Comi. La regina Vittoria all'epoca, la regina d'Inghilterra, sul consiglio di un primo ministro, il Banks, avendo perso la Virginia, che era delle colonie d'America, in seguito alla guerra di indipendenza americana, non poteva più mandare i galeotti in Virginia, i deportati, e allora li mandava in Australia, a Botany Bay, l'odierna Sydney, impiantò la prima colonia via penale, però non solo per colonizzare il nuovissimo mondo, ma anche per fare spiare così lontano la pena adeguata a questi ergastolani. Evidentemente questi ergastolani si dettero da fare, restarono stupefatti dalle meraviglie naturalistiche che ci sono ancora oggi in Australia, e i responsabili amministrativi inglesi riferirono al governo centrale. Bene, nelle conversazioni salottiere, probabilmente tra i emissari inglesi e gli emissari borbonici, riferirono di quest'albero e vollero fare loro al re Ferdinando. Naturalmente il re Ferdinando aveva da combattere con la malaria, cioè tutta buona parte della costa calabrese era impantata alla malaria. Siccome si pensava che l'aroma di quest'albero avesse il potere di allontanare la zanzara anofele, in realtà non è l'odore dell'albero quanto le radici dell'albero, che sono vere e proprie prompe idrofore che succhiano il terreno e bonificano il terreno. Scherzosamente il presidente d'Africa mi ha riferito che l'orsetto marsupiale, il koala, che sta avvinghiato con le braccine alla corteccia sta lì con l'orecchio quasi per sentire lo scroscio dell'acqua dentro il fusto, non è per quello ovviamente, ma è per cibarsi delle foglie, perché l'orsetto marsupiale si muove esclusivamente. Ogni specie una foglia diversa, una specie diversa di eucalipto, ogni orsetto. E allora questo eucalipto ha avuto buona parte nella redenzione di queste nostre terre malatiche. È stato introdotto dapprima a Caserta, nella piccola Versailles dei Borboni, e poi è stato introdotto in Calabria dal luogotenente generale del regno, che era il marchese Nunziante, donde poi il paese San Ferdinando, che lo riceve in feudo, quale premio per i servizi resi. Ecco, questi sono i piccoli semi contenuti dell'eucalipto, contenuti in un piccolo tabernacolo,
Il fenomeno è noto come picchenanza, cioè fiori piccolissimi. Come una piccola pissime, voi sapete la pissime è quella del sacerdote quando deve aprire le ostie consacrate, apre il coperchio, escono fuori le ostie. Allo stesso modo qui giunta a maturità si apre il coperchietto, quel cappuccio triangolare, escono fuori una polverina nerastra che sono poi i semini. Andiamo avanti. Questa è una pianta da molti disprezzata perché viene definita erbaccia, in realtà è l'ailanto che ha anche lui le sue benemerenze, anche se è invadente, bisogna stare attenti a come lo si pianta, anzi ci pensa da solo a piantarsi. Il vagabondo. Il vagabondo, pericolo giallo, diceva il buon Presidente d'Africa. Pericolo giallo perché è un albero che viene sempre dalla Cina, è stato introdotto nel 1751 dal solito missionario di turno, stavolta un gesuita, padre Pierre di Carville. Se voi leggete nell'enciclopedia, riporta che negli anni 1950, un poco prima della guerra, durante la guerra, e poi alla fine della guerra hanno smesso, utilizzavano queste foglie di questo albero per allevare un minuscolo lepidotto, una farfalla, simile a quello del babbo da seta. Una farfalla saturnide, cioè una farfalla notturna, che si chiama Atta Cossicinzia, e le cui larve sono diotte di queste foglie. Però da questa farfalla si estricava poi una seta nota come seta ailantina. La cosa ebbe un certo successo, tanto che nella guerra era di moda, perché la seta proprio, proprio costava cara, non si poteva. Però questa seta ebbe un... Però un po' la crisi della, un po' la stasi della guerra, un po' la crisi della ricostruzione, non fece andare avanti questo discorso, anche se la qualità della seta era di poco inferiore di questa seta a quella vera e propria. E quindi la cosa finì lì. Però la pianta è rimasta, l'Atta Cossicinzia probabilmente svolazzata via, però la pianta e ha la capacità di emettere pollonie per ogni dove che resistere all'inquinamento ambientale più violento, diciamo così, di più impatto. Andiamo avanti. Voglio concludere brevemente una cosa, se noi andiamo, ecco, questo per quanto riguarda gli alberi di Reggio, però non sono soltanto alberi domestici che noi abbiamo a disposizione, alberi della costa, domestici per così dire, addomesticati, ci sono anche alberi del wilderness, cioè della selvaggi, delle zone inesplorate, basta pensare alla montagna di Aspromonte. Ecco, in questa montagna Aspromonte noi troviamo essenze, andiamo avanti, quale ad esempio i falci. Questa è una pineta, poi vi racconta la pineta immersa nella neve, guardate il paesaggio stupendo, andiamo avanti. E il falcio, le cepaie di falcio. Il falcio si usa come legno, è un legno tenero, insomma, è un legno duro, anche adatto per fare mobili, però è di facile lavorazione, si usa anche per fare taglieri, per batticarne. Viene chiamato madre o palia del bosco, nutrice del bosco il faggio, perché rende più fertile il terreno e i frutti, le fagiole, quindi si chiama faggio, dal greco fagein, mangio, sono commestibili e torchiati danno un olio che è secondo per qualità solo all'olio di oliva. Naturalmente la produzione, perché le fagiole sono è chiaramente insufficiente per bisogni alimentari, per cui non si utilizza granché. Però il faggio ha le sue benemerenze. Ora io ho immaginato che gli alberi del bosco, andiamo avanti, andiamo avanti, presieduti da questo gigante che vive nel pollino basilicato, però qualche esemplare è stato avvistato, mi hanno riferito, io l'ho visto personalmente anche in Aspromonte, Pallone Serro Cannavi, località Squede, sempre mi hanno riferito per comunicazione personale, non ho mai osservato di viso, e prospera anche quest'altro, questo si chiama Pino Loritato, è un vero e proprio gigante, anche questo è un sopravvissuto. E io l'ho immaginato che questo vecchio patriarca che raggiunge età rispettabili, qualcosa come 1000 oppure 800 anni di età, giunto allo stremo, al limite della sua vita, abbia convocato presso di sé tutti i rappresentanti delle conifere, fra cui il pino laricio, l'abete bianco,
abbiate il rosso peggio, e se ci ho messo il faggio. Ecco, in questa riunione di famiglia, anche se il faggio non è una conifera, se ci ho messo perché sono tutti alberi che vengono dal freddo, cioè che testimoniano del sopraggiungere dell'era glaciale e quindi sono sopravvissuti in alto a quota intorno nel 1210. E allora tra tutti quanti vi voglio rammentare, aspetta, andiamo avanti. Quest'albero c'è una caratteristica, quella di avere la corteggia screpolata in placche, placche come una corazza, la lorica, che poi era la corazza romana, di colore argenteo per riflettere meglio i raggi del sole, per evitare che si ustioni con le radiazioni ultraviolette. Andiamo avanti. Annabelle di Sabene. Fra tutti voglio ricordare il pino lavigio, Pinus nigra, il pino d'Austria, sottospecie lavigius, varietà calabrica, di cui noi giustamente dobbiamo andare fieri e che si trova non solo nel Garibaldi, ma a Garibaldi. Ma solo il Garibaldi è circondato da questi pini e ad un pino di questi si appoggiò Garibaldi quando fu ferito nel 1862 da una scoppettata. Con questo ho finito, spero di avervi interessato. Grazie. Aveva una relazione antica anche familiare in tutto il settore che riguarda
l'ambiente, l'agricoltura e cose di questo genere, e da 2 anni e mezzo, 3 anni. No. Cioè sì, ormai è passato il tempo. No, 2 anni a marzo 2003. Da 2 anni nella nuova strutturazione la dottoressa Pace, vincitrice del concorso, è la dirigente di questo settore. Accanto a lei adesso, diciamo, c'è una schiera di giovani tecnici, vincitori di concorso, specializzati, L+, LSU diventati proprio agronomi, no, che erano già agronomi, paesaggisti, a parte penso, giovani, eccetera, eccetera, tecnici agrari, che tutti ci sono. Cioè, volevo presentarla, era doveroso che lo facessi. Una presentazione giustissima, ti ringrazio. No, per inquadrare il patrimonio arboreo. No, per inquadrare te nel contesto. Io più che altro, dopo questa introduzione, volevo, giusto come input, per dare anche un segnale a tutti che qualora volessero informazioni presso gli uffici, noi siamo sempre disponibili. Perché la cosa che io a volte noto, e però questa non vuole assolutamente essere una critica, è poca informazione e poca metodologia nel rapportarsi con quelli che sono i problemi. Nel senso che molto spesso valutato qualche cosa che non va nel patrimonio arboreo, ma si può riferire a tutta, voglio dire, a tutte le cose che si circondano, è necessario nel fare delle discussioni del perché un intervento piuttosto un altro, valutare tutti i punti di vista e le motivazioni che hanno condotto ad utilizzare quella metodologia. Perché siccome quando si opera soprattutto con le piante non ci sono delle regole definite, perché le piante sono esseri viventi, per cui come l'uomo ha necessità di cure specifiche secondo le situazioni ma secondo dell'ambiente, è bene che ci sia più informazione. Il patrimonio arboreo di Reggio Calabria è enorme, incommensurabile, e va incrementato, va tutelato, va rispettato, sono le regole fondamentali. Però nell'accostarsi alle valutazioni che si devono fare sul patrimonio arboreo è necessario farlo con molta attenzione, senza falsi allarmismi, senza eccessivi paternitani, perché tranne nei casi particolari a tutto c'è una soluzione, però deve essere sempre oculata, razionale e soprattutto scalare, cioè non si possono fare grandi stravolgimenti in un battibaleno. Ogni cosa va valutata, programmata, per cui i miglioramenti non si vedono subito ma nell'arco di anni. Sono stati fatti nuovi impianti di alberature, altri ce ne saranno. È necessario non aspettarsi sempre nuove alberature, è importante che si punti moltissimo anche sulla manutenzione, perché altrimenti il patrimonio risulta perso. L'attenzione non va indirizzata solamente al patrimonio arboreo urbano. Il professore ha già accennato che noi abbiamo un ampio patrimonio boschivo, abbiamo 1500 ettari di bosco, e anche su quello deve essere rivolta l'attenzione, perché è un patrimonio che deve essere fruibile a tutti. E l'iniziativa in effetti l'amministrazione ne ha fatti e ne farà. E purtroppo non sempre sono forse abbastanza pubblicizzati alla portata di tutti, ma domani forse, no? E verrà approvato in giunta un progetto su Agenda 21 che si prefigge il compito di sensibilizzare il cittadino. Si creerà un forum civico permanente che coinvolgerà tutte le istituzioni, associazioni ambientaliste, ordini professionali, enti, liberi cittadini, in modo da raggiungere in modo condiviso a quelle che sono le linee di azione di sviluppo della città con riferimento nello specifico all'ambiente. E la cosa importante è che questo forum civico permanente dovrà portare alla realizzazione del rapporto sullo stato dell'ambiente, perché il dato fondamentale è questo: affinché si possa fare una reale programmazione e
soprattutto una cura sistematica e analitica del patrimonio urbano, si deve partire da uno stato di fatto, perché se non si conoscono esattamente le cause dei problemi e soprattutto non si quantifica il patrimonio, non voglio dire arboreo perché in questo caso mi riferisco a tutto, non si quantificano tutti gli aspetti ambientali della nostra società, è pressoché impossibile dare delle cure. Qualsiasi cura è solamente temporanea e serve solamente a tamponare l'emergenza. Questo per quanto riguarda l'aspetto della sensibilizzazione. Per quanto riguarda invece le attività nei boschi, si stanno attivando molti progetti finanziati dalla Comunità Europea che sono finalizzati al recupero delle foreste, ai rimboschimenti, perché purtroppo a motivi di deperimento delle piante e per cause naturali e non si interviene con adeguati rimboschimenti, quindi si sta provvedendo a fare il rimboschimento, a fare le fasce tagliafuoco, e questo è un intervento importante che si collega anche ai meccanismi di protezione civile, quindi di salvaguardia del bosco. E a questo si associa anche creazione di aree picnic, recinzione di queste aree per renderle sicure e soprattutto per renderle fruibili al cittadino, associando l'aspetto ambientalistico con quello turistico. Quindi si parte poi dalla particolare, dalla storia di una pianta per costruire tutto quello che poi è il modo di vivere il cittadino, la propria città e le proprie. E ora lascio la parola anche perché c'è un collega da Roma, penso che non voglio entrare nel dettaglio, sarà lui che tengo a spiegare altri dettagli. La cosa che vorrei invitare a tutti a tenere presente è che comunque c'è un ufficio, ci sono dei tecnici per cui qualsiasi problema, nei limiti di quelle che sono le possibilità, perché poi si deve fronteggiare purtroppo anche l'ordinario, per cui siamo presi da mille problemi, noi siamo sempre disponibili a dare delle risposte ed è molto meglio che cercare molte delle scorciatoie che sono inutili per certi versi, spiacevoli per altri e non consentono di raggiungere quello che è l'obiettivo di tutti, che cioè il bene della nostra città. Tipo, io non l'ho detto, però ho una foto che poi magari faccio passare, che ho portato velocemente quando stavo arrivando qui, ho detto ma questa foto la porto, perché il professore parlava di questi giganti attratto dal libro di Sciascia che hanno una violenza indescrivibile. In effetti, non ce l'ho visto perché è caduto, forse era il ficus, quello di fronte a Palazzo San Giorgio, e queste piante che sono bellissime nella loro maestosità, ma non si possono assolutamente lasciare incontrollate, perché ogni pianta va vista anche nel contesto ambientale in cui si trova, possono essere lasciate incontrollate mettendo in conto qualche rischio nei parchi botanici, lì dove non ci sono evidenti problemi di incolumità, dove è possibile. Ma certo, la via Marina è purtroppo un bellissimo spartitraffico, quindi voglio dire, e lì abbiamo fatto delle foto, si vedono dei rami maestosi che in effetti dovrebbero sorreggere un peso enorme e questi improvvisamente crollano senza alcun motivo e alcuna spiegazione. E purtroppo non è stato facile convincere tutti che alcuni interventi a volte si devono fare, coraggiosamente tra virgolette, perché in quel momento ero convinta che era fosse assolutamente necessario farlo. Abbiamo avuto anche delle telefonate animate con l'annuncio. Purtroppo sembra incredibile che gli interventi si facciano per motivi di ordine pubblico e di incolumità, ma anche questo è vero, non si sarebbe arrivato a questo punto se si fossero fatti dei piccoli interventi leggeri
nel corso degli anni, ma se si lasciano le piante intoccate per un cinquantennio, poi insomma qualcuno si deve prendere la responsabilità di farlo, però questa era solo una parentesi. Io avevo chiesto soltanto alla Rosana che è il futuro per quello che riguarda il patrimonio urbano, quello che io dicevo è questo, bisogna abituarsi a raccordarsi anche se non ci piace, perché è insito nella nostra mentalità, io faccio a metà per prima, ognuno di noi in buona fede è convinto che può risolvere i problemi non da solo, insomma vorrebbe, quando si vede una cosa che va male, è l'istinto del coraggio o della volontà che ci spinge a buttarci la testa sotto. Bisogna ragionare e raccordarsi con le istituzioni, perché un giovane dirigente è un tesoro per noi, perché vuol dire che avrà il tempo di impostare una politica dal punto di vista operativo. Quindi è necessario imparare a parlare con loro, del resto lei ci ha detto di essere disponibile. Quello che io le chiedevo era solo un'attenzione agli aspetti architettonici, cioè alcuni rami hanno una bellezza che questa cosa va rispettata. Io ho detto a Loredana questo, c'era una sterculia diversifolia che stava davanti alla c'è, per fortuna, e quindi la sterculia c'è, quindi farà prima altre cose. Aveva due rami che uscivano, cioè, contrariamente, perché io sono pacifista, a me il ficus non dà l'impressione della violenza incontrollata, ma il ficus dà l'impressione dell'elefante, cioè mi pare pacifico e potente. Quindi non lo vedo come un soggetto stridolatore, perché anche quando stridola, non stridola subito, avvisa, per cui noi possiamo in qualche modo fare, riuscire a reagire. Questa sterpuglia aveva tirato fuori due cose che sembravano due proboscidi, che erano bellissime, non so se Renato se lo ricorda, perché con Renato è uno dei responsabili dei cartellini, perché i cartellini li abbiamo fatti prendendoci le bronchiti e camminando con Renato di domenica mattina, e qualche volta io avevo cominciato di pomeriggio, poi ho chiamato lui perché non volevo scoprire, non sono una botanica, non volevo dire che sedere. E qui noi abbiamo messo i nostri colori, perché vede, quando uno ci dà i soldi bisogna rispettare i colori. Ci sono i pannelli, alcuni anni fa, altro che il cartellino. Facciamo una scusa. Però dico, alcuni anni fa, ma secondo me le cose, alcuni anni fa c'erano, quando dico questa cosa che importante, alcuni anni fa venivano attaccati i segnali stradali degli alberi e poi crescendo si conficcavano. Noi se l'hai fatto è perché hai trovato l'ultimo, noi abbiamo fatto proprio un progetto ad hoc, una persona che è andato a censito tutti i cartelli e sono stati tutti rimosso in via di rimozione. L'unico complicato era quello proprio che non voleva prendersi, è proprio vicino al parco della Rotonda davanti alla chiesa di San Paolo, quello è proprio una bestia che è entrata, fa parte dell'albero, ma insomma tutti gli altri lo stati rimossi. Sì, ma comunque il chiodo è fatto in modo che non va a urtare nella parte dove passa la linfa, abbiamo messo dei chiodi piccoli che non danno un segno alla persona, che corteggio che sono rifatti, e del resto erano chiodi come quelli di prima, ho visto che cosa era successo ai chiodi di prima, non è che abbiamo fatto una cosa di niente. Comunque quello che volevo dire io è salvaguardare appunto questo discorso dell'estetica. Per quello che riguarda il cemento dei pubblici, c'è una vecchia leggenda, una leggenda vaiana, che dice che le palme sono dei razzi che quando diventano vecchi partono e decollano verso il cielo. In effetti non partono e decollano verso il cielo, cadono. Allora la cosa si fa così, loro risolvono in questo modo, siccome lì non hanno problemi, quando ne cade una c'è l'altra pronta, perché avete visto nel giardino dove vado io a fare le vacanze a Gallico, crescono sole, nel senso che dappertutto se non stiamo attenti si infilano da tutte le parti, perché la palma grande manda via tutte queste, crescono queste palmette piccole e poi diventano mostri. Allora il discorso, il segreto è di affiancare alla pianta vecchia una piantina giovane, non certo lasciare in deserto. Quando la piantina giovane è sufficientemente grande, la pianta vecchia sola morirà, perché c'è il passo giovane, sola si toglierà, si farà qualcosa, cioè non si può togliere tutto e fare un nuovo così. Insomma, comunque la vedana sa. Io mi siedo. Grazie, Daniela, per lo spunto per dire una cosa velocemente. Il patrimonio arboreo della Via Marina va tutelato e con grande attenzione, tant'è che una scheda
stato presentato nel POR Calabria asse 5, dove c'è una misura destinata proprio alla salvaguardia del patrimonio arboreo, perché al di là di quella che è la potatura, che è un intervento che gestisce le emergenze, in effetti c'è questo lavoro da fare di cominciare ad impiantare palme a sostituzione di quelle che a poco purtroppo moriranno, ci sono quelle che hanno fatto vedere, fotografate, eccetera. E fare altri interventi, vendere ecologia, tutte attività che purtroppo sembra brutto dirlo in questa sede in cui insomma tutto è bello, però possono, ci vogliono anche dei finanziamenti notevoli, per cui il comune, i giardinieri, i potatori, i tecnici, tutti da soli non possono fare se non appunto con delle risorse ad hoc. E poi per la questione del cartellino, per questo dico di fare attenzione, di non dare la caccia alle streghe, però ora questo è benevolmente, nel senso, poi il cartellino, la pianta abbiamo visto che ingloba tutto, in alcuni, nello specifico questo, muri eccetera, quindi un chiodino non ha fatto niente, anche perché poi è nella corteccia, quindi non nella parte realmente vitale, questo non è un incentivo a streggiare non è assolutamente un incentivo, anche se in molti spunti gli ha dato il professore Giucitti, io temevo. Se ora capiscono che si mangia la parte del mondo, siamo rovinati, se è un incentivo, però voglio dire, a parte questa battuta, insomma, tutto deve essere visto con la giusta misura, perché ci deve essere un equilibrio tra uomo e natura, insomma, appunto, quando si parla di equilibrio. Comunque c'è da noi dentro dei paletti, ai piedi dell'albero, come nell'etichetta, paletti. Ringraziamo il tecnico, come naturalmente la nostra è stata sempre e sarà una critica costruttiva. No, infatti era solo se ci avessi fatto vedere qualche albero bello ci saremmo anche. Vabbè, però diamo adesso la parola a Maurizio Romeo, un altro agronomo, un altro giovane del Genoa. Allora io, come sicuramente sono un professore canale, e il mio intervento stasera vuole dare soltanto un parere esclusivamente tecnico su quelle che erano alcuni diapositivi che sono andati a vedere. E a premessa di ciò vorrei sottolineare che come al solito non è il caso di fare l'allarmismo, perché ritengo che il patrimonio arboreo di Reggio Calabria sia uno dei più belli delle città del Meridione, sia stato anche in Italia, e che non per questo è stato nominato il più bel chilometro d'Italia. Fermo restando che purtroppo è stato abbandonato per parecchi anni, e difatti alcuni proprio dei mostri visti nelle diapositive sono, io li ricordo da quando ero bambino, i frati via Lamentola. Purtroppo quella è una conseguenza diretta anche dei tagli che vengono effettuati per limitare la zona, che comunque non può certamente andare ad invadere i balconi degli appartamenti delle, e quindi consente poi l'ingresso di funghi, di patogeni che minano la struttura della pianta. Ecco, quello non vorrei che fossero confusi con degli antimandarici, perché non lo sono in effetti, salvo qualche trauma meccanico causato dalle macchine in fase di parcheggio. Infatti sono state predisposte alcune barriere di riduzione metalliche per evitare nei nuovi impianti che venga verificato questo discorso. Alcuni invece interventi appunto troppo drastici a mio parere sono stati effettuati sulle piante di virus marina, salvo che però quando la dottoressa mi pone davanti la questione della sicurezza pubblica, visto che è una strada molto trafficata, non le si può fare nulla, perché è facile dire sì, l'albero è bello, però se fosse caduto sulla macchina di qualcuno, su una persona, le stesse persone che dicono vabbè quella pianta direbbero perché il comune non l'ha tagliata, e quindi mi
sembra importante invece, come la dottoressa ha sottolineato, il problema, la critica, il problema è questo, diciamo, se tu la potatura, qualsiasi diciamo intervento sulla pianta è un trauma, no? Però è chiaro che se invece di adottare l'arte topiare che accompagna diciamo la crescita, lo sviluppo, l'equilibrio della pianta, si lascia diciamo a se stessa, soprattutto se tra i sesti di piatto non c'è la necessaria distanza, capita come in via Marina a volte che due ficus di quella potenza che poi creano proprio un tetto, se sotto c'è una palma o c'è un'altra pianta, questa pianta, e voi lo vedete, arriva a un certo punto e poi non ha più la mancanza di scambio tra, ma questa è sicuramente una serie di tecnici esperti, tra i raggi solari e poi il terreno, questo scambio, eccetera, eccetera, se viene totalmente inibito, se poi ci metti le macchine a cammino, ci metti il doppio binario fatto, eccetera, questo si costituisce. L'invito naturalmente è quello che una volta si fa l'intervento serio non si lasci per 20 anni così, e per esempio a Piazza Italia magari, ecco, ora che è stato riequilibrato, accompagnarlo, insomma questo non manca sicuramente all'attenzione vostra. Insomma. Anche a proposito dei ficus, se quei tagli drastici verranno abbandonati a se stessi, si è già visto il rigaccio va gestito, insomma. La polemica non dovesse era solo perché dicevo lasciate un po' di cosa verde, quella, cioè create un po'. La dico tutta la polemica, aspetta la ricordo. No, allora, lì ora non si sono stati eliminati i germogli, ma si aspetta la primavera, perché lasciando perdere il fatto che oggi abbiamo 24 gradi, però verosimilmente arriverà l'inverno e quindi è molto più meglio fare quell'intervento di potatura verde quando il rischio di temperature rigide può compromettere il risultato. Ma è ovvio che lì ora il fatto importante è di selezionare i rami, perché alcuni dovranno ricostituire la vecchia chioma e altri devono essere eliminati, altrimenti si ritorna alla situazione di partenza. E vorrei sottolineare tra l'altro che purtroppo la crescita dei rami orizzontali, che poi presentano quella instabilità, è dovuta ancora una volta all'attività nostra, in quanto tagliando le radici colonnari di cui parlava il professore, che praticamente consolidano il ramo nel corso della sua crescita, viene a mancare quello che sostegna naturale. Fermo restando la necessità di preservare tra l'altro lo spazio sia alle altre piante che alla circolazione del ramo. E a proposito dei segnali stradali, abbiamo visto che ormai sono stati rimossi, quindi la polemica mi sembra inutile, il taglio si trasformerà in una iperplasia tipo quella che hanno mostrato in via Cardinale Cottanova, non aggiungo altro. Bene, io vorrei fare un piccolo break, proprio pochi secondi. Intanto vorrei ringraziare il professor Cucitti e naturalmente poi ringraziare anche i nostri ospiti, magari al tecnico potremmo prevenire il fatto di giorni. Allora, con una frase che penso sia molto bella, di uno scrittore americano, A.J. Kimmer, non credo che vedrò mai una poesia bella come un'altra. Grazie. Do la parola adesso alla Concepolina. Ma diversi spunti, diverse suggestioni, diverse cose che sono emesse, che ringrazio per i contributi, anche per le provocazioni a cui diciamo, abbiamo risposto tante varie provocazioni. Sicuramente parlare del patrimonio arboreo cittadino, ma più in generale degli alberi in città, significa parlare di un problema e di un tema assolutamente all'attualità. Pietro Citati, un grande personaggio della cultura italiana, in alcuni articoli che sono usciti, anche questo è un fatto importante, sulle prime pagine di Repubblica, parla degli alberi in città, degli alberi che muoiono, degli alberi che rischiano, lancia un allarme che riguarda soprattutto le grandi metropoli, l'inquinamento di vario tipo del suolo, l'aria, le questioni legate al traffico, legate
alla pressione, al cemento, all'urbanizzazione selvaggia portano ad un indebolimento del sistema di difesa naturale degli alberi. Cioè, gli alberi prima trovavano dentro di sé le risposte, la capacità di autorigenerarsi e autodifendersi. Invece oggi si pongono problemi biotici e abiotici sicuramente molto, molto forti. Allora, io ho una personale soddisfazione nel dire che rispetto a un trend che vede in molte parti d'Italia la questione del verde in via di peggioramento, Reggio Calabria, che abbiamo avuto attestati assolutamente straordinari a livello nazionale, è in controtendenza. In questi anni vi è andato in onda, ecco perché poi a volte dico attenzione a non scambiare particolari, una scommessa, una sfida, con dei risultati assolutamente importanti, e poi come nei semi, che poi diventano altri, perché altri semi, che spero, diciamo, anzi vorrei essere certo che il collega, l'amministrazione portare avanti, perché poi le esperienze non finiscono, che si sono segnalati per la prima volta. Cioè, avrei molto da dire su questo argomento, ma per darvi l'idea, è andata in onda una nuova cultura della concezione del tempo. Il verde non come fatto marginale settoriale come era prima, ma come elemento strategico della questione urbana e della sfida urbana. In una città che ha avuto massacri di sventramento territoriale e urbanistico, il cemento che ha cancellato i segni dell'identità, ha stravolto interi quartieri nati all'abusivismo senza forma, senza anche lo spazio per metterci l'albero, l'albero diventa la metafora di una rinascita, di una sfida che poi al suo centro la vuoi chiamare come io l'ho chiamata, la sfida della città giardino, la vuoi chiamare la sfida di Reggio Parco Urbano, come Italo Fortunatato, che è appassionato sull'onda lunga di questa cosa, infatti è sicuramente una sfida di riequilibrio e di qualità complessiva della città. Per il futuro, per rendere questa città più gradevole per chi ci abita, ma anche più attrattiva per chi viene. Questo è il senso di qualcosa che è andato in onda. Adesso noi stiamo parlando di, diciamo, di cose. Reggio città 030, l'avevamo definita come legambiente, per anni nella solitudine più assoluta di pochi, abbiamo ricordo, storicamente, d'Africa, legambiente, Italia nostra, quando veniva fatto il raddoppio del binario, e nelle discussioni ero giovanissimo in sovrintendenza per dire tenete conto che c'è il diritto dell'albero, e lì il diritto dell'albero, il diritto del verde era come se nelle praterie americane di fronte all'avanzata della ferrovia, che significava il progresso, noi difendessimo le ragioni del bisonte. Cosa potevano fare i bisonti di fronte al progresso, laddove progresso significava questo? 1997, si apre questa fase nuova, nell'ufficio verde pubblico ci sono 18 anziani dipendenti, la maggior parte in pensione, che dovevano gestire il verde pubblico della città di 180.000 abitanti, che va da 0 a 1.000, vedrete che è quarta in Italia, quinta per estensione territoriale e non. Questo vi dà il segnale. Vi dicevo prima, l'ufficio verde pubblico è un piccolissimo segmento, un settore complessivo delle opere pubbliche, la specificità del verde non viene considerata una specificità di nessun tipo. Io, per dire come questa, poi insomma senza enfasi, rivoluzione, cambiamento profondo che si è registrato, ha avuto poi, è stato visibile, e soprattutto per chi ha occhi per vedere, oltre diciamo per chi ha, diciamo, chi non ha profondità di sguardo, è difficile che queste cose vengano viste. Credo la soddisfazione maggiore è dato all'assessore precedente, lo dico perché in qualche modo vorrei poter tra un po' di anni essere anch'io a poter fare questa attestata. Devo dire che l'avvio non complessivo mi crea qualche tremore, ma poi ci sono partenze magari che possono essere difficoltose e poi possono trovare la strada e il modo per svilupparsi. Ma la Maci, assessore precedente, a un tratto del percorso fatto da noi, quando lo invitiamo per presentare Adotta il Verde, una straordinaria campagna di coinvolgimento dei cittadini,
che era cosa diversa da quello che lui disperato aveva dovuto lanciare, il verde al verde, non abbiamo soldi, il verde al verde fu la prima campagna lanciata a Reggio Calabria, non abbiamo soldi, il comune soldi non emette, cittadini dateci una mano, fa vedere quello che potete fare che sono disperati, questo è il segnale. Noi passammo da quella campagna alla città adotta il verde, un comune già interveniva, non se 600 milioni di bilancio complessivo dell'ufficio verde pubblico, tra stipendi e tutto, una cosa che vi dà il senso di tutto, si lancia una sfida e lui mi ha detto ti ringrazio perché hai realizzato le cose che io avrei voluto realizzare. Ci sono state persone che ti hanno aiutato a farlo, ma tu ci hai messo proprio la testa e la voglia, il cuore per farlo. Dico questo perché in questo scenario poi ci sono i problemi, ci sono le difficoltà, perché anch'io ambientalista impegnato nel territorio, preso dalla voglia di ma che ci vuole, che io agli alberi eccetera, di fronte a proposito di potature in via Marina, il primo approccio con l'assessorato è stato più o meno questo, i nostri potatori con un carro scala sgangherato che potavano in via Marina, ed io sconvolto un attacco di bile, ho detto ma possibile non sappiate quest'albero potarlo anche nelle parti superiori fermate a un certo punto, e questo anziano, forse l'aneddotica rende di più, diciamo, anziano votatore, mi guardò e non mi disse niente. Il giorno dopo mi chiamò e mi disse, Suraci si chiama, mi disse l'assessore, io la stimo tanto e ho seguito sempre il suo impegno da ambientalista, volevo dire questa cosa, noi con orgoglio, le potature le sappiamo fare, ma se le facciamo più là, perché là arriva il braccio del caso scavo. E allora lì hai capito che bisognava andare a lei, doveva dare il carro scala col braccio più alto, dovevi dotarli di macchinario, di caschi, le cose, da lì partì un progetto e soprattutto non potevano essere soltanto quegli anziani signori che erano viste di cotte e di cute, che erano autisti diventati cose, passare alla terza urbana eccetera, a reggere le sorti. I progetti lavoratori di pubblica utilità, 50 persone formate, ed è stata una soddisfazione, lo dicevo prima al professore Crucitti, che a formare questi ragazzi, oltre ai tecnici, fossero gli stessi, come dire, i vecchi villeri reggini che si erano fatti onore in una fase della nostra storia, perché erano giardinieri bravi, riconosciuti, che avevano proprio l'arte della potatura, altro che, fossero loro a insegnare questo mestiere. Oggi se vedete questi giovani, lo dico e approfitto per fare un ringraziamento a questi ragazzi, sono straordinarie persone, guardateli come realizzano la colonna, diciamo, attorno a una palma, e capite che là c'è un'arte vera e propria di giovani, di ragazzi, si chiamano, adesso non facciamo i nomi, ma insomma hanno tanti nomi diversi, ma hanno una passione, anche hanno recuperato una tradizione antica, un saldo con la memoria. Ma vi chiedo scusa per questo inizio, noi avevamo un obiettivo e avevamo una necessità, intanto culturalmente la concezione del verde pubblico come opera pubblica non esisteva, ma non esiste molto neanche in Italia, c'è cioè, un fisico complessivo. Allora al sindaco chiesi che nel piano delle opere pubbliche, come venivano programmati interventi di opere pubbliche, di lavori pubblici, che riguardavano il cemento, le strade, le cose, le piazze, eccetera, venissero considerate opere pubbliche anche le alberature della città, l'arricchimento della dotazione di verde. Così in 5 anni si è passati da 0,30 a 5, un salto enorme, interpretando tempestivamente questa cosa, siamo lontani ancora dagli standard complessivi, ma abbiamo una riserva di ricchezza, perché anche questi standard non sono spesso calcolati in modo, per esempio, da intercettare tutto il nostro patrimonio che c'è attorno alle fiumare, le cose eccetera, quindi lo standard è sicuramente superiore. Patrimonio storico, lungomare, lì si trattava di passare ad una riqualificazione complessiva, intanto lo chiamavi chilometro ma non era un chilometro, il lungomare si fermava alle mura greche, la scommessa fu quella di completare tutto, facemmo la pineta sotto il Piria, la dedichiamo ad Africa, ricorderete quella bella, però mettiamoci d'accordo perché abbiamo rinviato questa cosa, insomma, la targa che ricordi Giacomo D'Africa, il papà della dottoressa che è intervenuta prima. E poi l'intervento sulla villa comunale. La recinzione della villa comunale non è una cosa in sé, non è solo una grande opera d'arte perché recupera
integralmente la memoria, ma è una grande opera perché è stata preceduta da un rilievo aerofotogrammetrico complessivo, a un monitoraggio di tutte le piante che sono state fatte, e noi abbiamo proprio l'archivio storico. Non ve l'ha detto la dottoressa, ma noi finalmente, partendo da questi dati, abbiamo realizzato il censimento del patrimonio arboreo, perché prima di parlare del patrimonio arboreo è bene sapere qual è, che piante sono, di che tipo. Noi abbiamo, siamo in grado di avere la carta d'identità di ogni albero, perché ogni albero deve avere una sua storia, una sua vita, e deve continuare ad avere così. Cliccate su internet, non so se c'è, su internet comune, eccetera, Reggio Calabria, eccetera, eccetera, e poi trovate questa cosa del censimento, una prima bozza di censimento fatta da tecnici, e qui dottore Romeo, dottore Lucitti, allora andiamo a vederlo e arricchiamolo delle conoscenze. Abbiamo un contraddittorio, abbiamo un laboratorio per definire, perché alcune specie magari ingannano in modo superficiale, possono essere eccetera eccetera, in modo che questo sia un appassionato e appassionante lavoro che coinvolga tutti quanti nella nostra città. Quindi il patrimonio storico che riguardava questo, che riguardava altre zone della città. Poi però il problema è complessivo di dare sostanziali spazi al verde non disponibile della città di Reggio Calabria. Per cui nacque un'idea che se si andrà a realizzare è una straordinaria occasione per fare di Reggio Calabria veramente un esempio a livello nazionale. Abbiamo progettato ed è stato approvato il Consiglio Comunale che tra la collina di Pentimeri e l'ex discarica di Pietrastronta, quindi in questa città dove accanto alla parte urbanizzata poi c'è un intorno scomposto, dove l'urbanizzazione non c'è stata soltanto perché c'erano dei chili, perché ci sono cose, andare a realizzare una cintura verde come sperimentazione, laboratorio di una cintura che poi segni il legame e il passaggio non traumatico tra spezzoni di città, concependo il verde, qua c'è dietro un ragionamento, concependo il verde come il filo che serve alla ripugitura urbanistica e naturalistica di tutta la città, che poi utilizza gli assi della fiumara che devono essere riqualificati e rialberati, ma non per farci l'agriturismo come dice Scopellini, perché nelle fiumare non ci fai nelle cose agrituristiche, ho visto nel suo programma questa cosa, buona la volontà, ma poi la soluzione mi pare francamente, ma fare tanti parchi in cui il giardino di Reggio, che nella storia ha una sua radice, su Airone, Viale Fatato, un bellissimo articolo, richiama gli alberi e lanciava la scommessa, la lanciavo io in quell'occasione, perché ricordo il viaggio degli ecisti che poi andavano alla fondazione di Reggio, avessero il loro simbolo, non altro fucitore, è stato fatto dal sindaco, è stato realizzato. Attorno a queste cose noi abbiamo raddoppiato, perché in bilancio c'è 1 miliardo, un progetto, io parlo diciamo in cifre tradizionali eccetera, per andare a completare quell'intervento in realtà assolutamente inadeguato che c'è attorno al Tempietto Greco. Lì può nascere veramente un altro forte intervento di caratterizzazione. Voi pensate, la collina di Pentimeri, per cui è stato fatto un bando col coinvolgimento dei cittadini, sono stati chiamati un bando internazionale, e adesso la collina di Pentimeri avrà l'orto didattico, i percorsi, il sentiero luminoso che collega, la riqualificazione del torbido come giardino naturalistico, il giardino segreto, sono tutte cose all'interno di un progetto complessivo che prevede. Alcuni di questi sono attraverso Agenda 2000, attraverso l'asse città, diciamo già in via di finanziamento, speriamo quanto prima, diventa quello un legame attraverso questo con la discarica di Pietrastorta, per la quale abbiamo anche lì fatto un primo progetto sperimentale con l'AMPA, Agenzia Nazionale di Protezione Ambiente di Roma, per un sistema di riqualificazione a parco dai rifiuti. Quindi dalla montagna, dalla collina del disonore, la collina dell'orgoglio sulla città, attraverso sistemi di impianti di bioingegneria, con la selezione anche di alcune piante, c'è uno studio preliminare, quel fusile, cose, non entriamo nel merito, però sarebbe interessante che voi il leggete, sì, certo, perché una pianta, diciamo, e altre cose di questo genere. Noi, diciamo, rispetto a questo, quindi il primo obiettivo è il verde storico, recuperarlo,
rinnovare gli alberi del vecchio impianto arboreo di Reggio Calabria, negli ultimi 5 anni sono stati impiantati più alberi di quanto nei 50 anni precedenti. Questo è un dato. C'è una selezione, io nel coso qua vi dico proprio esattamente proprio tutto questo, come dire. Però ci sono gli alberi del vecchio impianto, pensate agli alberi della Piazza dei Navi della FIA, gli alberi attorno all'Empas, no? Il vecchio coso eccetera, sono chiaramente in via perché l'albero ha una vita, ma poi anche gli alberi muoiono, puoi fare tutte le lezioni che vuoi, ma ogni tanto capita che muoiono. Allora abbiamo pensato a un ricambio attivo di quest'albero, un sistema cioè che dove ormai l'albero è morto e c'è la ceppaglia, attraverso un intervento complesso ma importante, no? Di estirpazione della ceppaglia, si ripianti l'albero, così puoi nel giro di un ventennio il ricambio, perché intanto cambi quelli, poi cambi gli altri e tu puoi andare. E questo lavoro che noi stiamo facendo, lo stiamo facendo, diciamo, preceduto da, da uno studio scientifico. Un esempio, l'altro filone è quello degli ingressi città, l'abbiamo chiamato progetto ingressi città, cioè chi da fuori arriva a Reggio Calabria, ci sono questi viali che spesso erano risadoni eccetera. Il Calopinace è stato, come dire, il prototipo di un intervento che è replicabile in tutte le città, una strada di collegamento, uno stradone di collegamento senza senso. È diventato, ma potrà diventare, se raddoppiamo anche l'intervento, io ho un ruolo perché sono consigliere comunale, tu hai un ruolo in giunta, dobbiamo su queste cose stringere, come dire, perché si completi questo lavoro. Scriverò un articolo nei prossimi giorni, se trovo l'ispirazione, per raccontare la storia del perché abbiamo puntato sulle palme come messaggio, diciamo, in città. Era una domanda che volevo possiamo fare una previsione di tempi per favore? Mi dica quando si sarebbe da dire qualche altra cosa. Sì, però se lei ha la bontà, non so se anticipava questa cosa delle palme, ma comunque la anticipiamo. Se lei la scriverà, la leggeremo, faremo una riunione qua. Era in questi giorni è uscito un articolo di Felice Zingo, Carlo Lagava, che percorreva la storia, diciamo, del castello aragonese, e io mi sono ricordato di questa storia che è importante portare dietro, diciamo. C'è una parte però non evidenziata che pure è facile trovare nello Spanorvolano. Nel 1543, sono segnato la data qui per ricordarla, beh, insomma, Reggio governavano gli spagnoli, i francesi fecero un'insana alleanza con i turchi, c'era il Solimano II, mi pare, eccetera, Francesco I fece questa sorta di... le galee arrivarono davanti a Reggio Calabria, si fermarono, ve lo racconto, poi la riprendiamo. Si fermarono, fecero segnale a Gaetano, che era il governatore di Reggio Calabria, di arrendersi. Questo non si arrese, gli rispose bombardando. Questi fecero l'assalto e mentre tutti andavano a violare le chiese, a fare massacro di tutto, i francesi, che non potevano prendere ostaggio cristiano, ma lo stesso volevano dare una cosa, si scatenarono distruggendo, cadendo al suolo tutti i palmizi, che erano uno degli elementi ornamentali della città di Reggio Calabria, segno di un antico rapporto che noi avevamo con l'Oriente. E la palma rappresentò l'elemento della frattura degli alberi. Mettere le palme, anche dietro la storia degli alberi di Reggio, mi piacerebbe se un domani, insomma, facessimo una cosa specifica, scoprire delle cose che rileste come sono da per caso. Il viale d'ingresso del Calopinace. Ci sono le palme come segno di apertura, di dialogo e di accoglienza. Una pianta, cioè il sole, e poi è la canariensis, è la regina, quella più perfetta, più bella, più, diciamo, architettonicamente importante. Vabbè, poi ci sono la giaracanda, che sono piante che mi piacciono moltissimo, cose di questo genere, scendendo verso i piani. Questo filare indica l'accoglienza, uscendo da Reggio.
tu trovi il Quercus ilex, che è la pianta mediterranea per eccellenza. La prima pianta è il Quercus ilex, ci sono altre piante tipiche, autoctone nostre, poi trovi una serie di piante che richiamano il giardino botanico della Via Maria, perché queste, pur non essendo nostre, sono forestieri, come scriveva D'Africa, che hanno trovato buon albergo nella città, sono state accolte bene a Lorenzo all'inizio. E così c'è tutto un ragionamento dietro questa cosa. I viali, gli interventi sugli alberi, noi ne abbiamo fatto tanti, utilizzando anche leggi come l'albero, un albero per ogni nato, che permette la realizzazione, la trasformazione di discariche in piante buone. Così è nato quella attorno al Cedire, quella cosa, poi è nato il bosco di città, così nascono quindi i viali e gli ingressi cittadini, poi tutti i viali cittadini, erano di Sadorni, il viale Galileo, il viale, tutti i viali cittadini, ci sono interventi straordinari, io potrei darvi il numero, ma con alberi e siepi in città, tra il 1998 e il 1999 sono state messe a dimora 674 piante, nel 2000 e 2001 2535. Via Lamento, Via Lamento, Sio 21 Agosto, tutte le strade del centro stanno passando, ma anche nelle periferie, a Pellaro, tutte le strade laterali della via longitudinale sono alberate, il lungomare di Catone, un lungomare con palme migliori di queste di Reggio, che sono più solenni, eccetera, perché in teoria è intervenuta dalla ferrovia, ma siamo intervenuti noi, il viale Scopelliti, sapendo che l'albero ha un valore economico, se tu metti gli alberi sul viale la boccetta, devi sapere che crei un viale nuovo laddove c'era una strada in mezzo alle palazzine della cooperativa che erano sorte così. Il valore delle abitazioni in quell'area aumenta di molto e quindi aumenta la città in un concetto di benessere che non è legato solo al benessere economico, ma è legato, diciamo, in qualche modo a tutte le questioni che riguardano, eccetera. A parte che questo gemellaggio, un albero per ogni bambino, significa in qualche modo ricreare la saldatura tra uomo e pianta, uomo e natura, qualcosa che poi deve essere ripresa. Beni confiscati alla mafia, che nasce il parco di Via delle Vittorie, a Spara, pensato con i bambini, un parco giochi che i bambini hanno progettato, è un luogo che era stato sequestrato ai libri e che noi abbiamo fatto diventare, non so perché, amministrazione non lo inauguro, comunque è una cosa che già viene usata e viene fatta in questo coso. Io, rispetto alle cose che noi abbiamo fatto, per essere rapido, perché vedo che c'è l'ingegnere da pace che è freddo, non è soltanto le chiedo scusa, era un passaggio, come dire, formale, è chiaro, quindi, è un'esigenza complessiva. Di tutto il patrimonio arboreo della città, di tutti gli interventi sul bosco, sulle cose, un po' vi ho anticipato, ci sono progetti che sono già stati avanzati, ma io voglio ricordarvi per esempio una cosa. A Fossa di Comi, nella zona di Pendolo, esiste nel bergamotteto comunale che era trascurato, accanto agli interventi normali per riqualificare il bergamotto, lì abbiamo pensato, e c'è già un progetto in fase avanzata, spero avanzi ancora, il progetto che si chiama Giardino Didattico del Bergamotto. Cioè trasformiamo quel luogo in giardino didattico, con le insegne, le tabelle che si mettono negli alberi e con la trasformazione delle vecchie case coloniche, segno della forza e della storia, della memoria contadina, lo andiamo a trasformare in una aula dove trovano non solo le mostre e le spiegazioni sul bergamotto, ma trovi la macchina col bergamotto tradizionale. Questo perché i bambini della nostra città, ma anche gli ospiti, leghino, al di là di tante vocazioni abbastanza generiche, la città del bergamotto. Poi arrivano in città, dove lo trovi il bergamotto? Deve andare a Spirito Santo, deve andare in altro. Invece in quel modo tu recuperi un segno di importanza e di vera ricostruzione di questa cosa. Allora, all'interno del progetto, dei progetti che ci sono tante cose importanti. L'altra zona storica del verde, per esempio, è Piazza Castello. Là qualcuno, devo dire, non voglio attribuire alla maggioranza politica un'idea imbecille di uno che mai
magari scritta a patto segni, ma che proponeva di creare in Piazza Castello un piccolo zoo con animali da cortile. Pensate un po', questo è stato presentato alla SPA, mi dispiace per il Presidente del Consiglio che ha voluto dare, come dire, sfondo a un'idea così bazzare. Ma Piazza Castello è stata pensata alla riprogettazione della piazza, che elimina la strada che attraversa l'interno e fa di Piazza Castello, da una parte, una piazza che non è mai stata, che si chiama Piazza Castello, una piazza non c'è, c'è una strada con uno slargo, eccetera. Dall'altra parte recupera tutta quest'area verde con un verde elegante, importante, che sicuramente porta a delle conseguenze molto importanti. Ci sono dei progetti, dei viali che in qualche modo segnano anche un'opzione forte, perché non tutto è indolore. Fare la scelta dell'ambiente, del riequilibrio, significa urtare interessi. Se in via Marina sotto, per esempio, non ci fosse stata una tenace battaglia, io la ripeto, degli ambientalisti prima, ma poi raccolta dall'amministrazione comunale, io non ero assessore, ero un semplice ambientalista, volta a impedire che si facesse quella strada, no? Quella strada a scorrimento veloce che avevano pensato laddove ora c'è la pista ciclabile, eccetera. Oggi il destino della città sarebbe stato diverso. Voglio dire che non è neutrale chi sta nell'amministrazione e dirige e cambia, pur tra tanti limiti diventa importante l'opzione che si fa verso questo o quell'altro progetto. Io credo che questa sfida debba continuare, ci sono progetti che vanno completati. Dal punto di vista della manutenzione, credo che uno scenario nuovo si apra con la creazione di questa società mista di gestione, la società ambiente, che finalmente darà queste cose, ma è fondamentale far crescere la coscienza dei cittadini, dare informazioni, organizzare tante di queste cose perché i cittadini possono capire, possono essere informati, possono adottare un'area, ricostruiscono questo delicato rapporto di una città di questo di Reggio Calabria. Significa non c'è possibilità di sviluppo turistico, non c'è possibilità nella legge di futuro né di recupero della memoria né di attrattiva dal punto di vista della qualità se questo scenario naturale in qualche modo non viene saltato, mitigando questa colata che la città ha avuto. La variante al piano regolatorio è un'occasione, ci sono tante cose su cui costruire. Per fare questo sarebbe sbagliato che l'amministrazione si chiudesse dentro una improbabile torre di conoscenza, limitasse alla semplice gestione dei funzionari, delle dirigenti, eccetera, qualcosa che invece richiede profilo culturale, scommesse, linee direttive. Da questo punto di vista anche l'assessore al patrimonio ambientale del comune non può essere un assessore qualunque si occupa della gestione, deve essere uno che mette il cuore, cervello, anima, conoscenze, quelle che non ha, le approfondisce, per, se ritiene, continuare sul solco di un lavoro intrapreso, sull'altro battersi, perché all'interno dell'amministrazione ci sono più poteri e ci sono più, come dire, sensibilità. Uso questo termine, sensibilità, ma vorrei usarne altro. Allora, il potere contrattuale c'è se uno si rende forte della ragione del percorso fatto finora e del successo delle ragioni finora, non negandoli o minimizzandoli o, come dire, trasferendoli, un transfer così, magari con qualche benevola complicità burocratica, ma in qualche modo esaltandole per quello che sono state e che hanno avuto riconoscimento anche elettorale, per dire che contrariamente a quello si pensa di queste politiche. E nello stesso tempo creando un sistema di alleanze al di là delle tendenze politiche, perché ormai la sensibilità è cresciuta e può diventare condizione importante per fare dei passi in avanti ulteriori. Io credo che su questa strada, se questo impegno ci sarà, sarà anche da parte nostra trovato tutto il modo per collaborare e creare sinergie positive. Ringraziamo Lucio Barilla per la collaborazione, spero che quello che avevo anticipato sia stato un po' meno la fantasia, ma è gradita lo stesso. Direi al dottor Lapoti di presentare un po'. Vediamo adesso la parola all'assessore Galini per le conclusioni, suggerimenti o altri critiche all'incontro, qualcosa.
voglio ringraziare l'associazione per avermi invitato, per me è una riunione costruttiva, ecco, sono assessore da poco tempo, quindi ho ancora molto da apprendere. Voglio ringraziare Lucio anche per l'esposizione fino ad oggi di quello che hanno fatto. Noi non siamo anche con un'amministrazione di idee diverse, ecco, ma abbiamo apprezzato molte iniziative fatte dalla sua amministrazione e stiamo continuando sotto la prima tra tutte Volte Verde. Come ufficio stiamo mantenendo quella tesi, stiamo cercando di portarla avanti perché è una bella iniziativa. Ha agitato molte cose, noi ovviamente anche con la legge regionale 113 sul campo di Foggia stiamo sostituendo circa 1500 piante di pioppi e di ortaggi. Stiamo puntando molto anche sulla riqualificazione del verde nelle periferie, sia nelle periferie che nel centro della città, anche grazie alla fattiva collaborazione del nostro personale, della nostra dirigente, di tutto l'ufficio, e come detto prima, è già molto competente, ha aperto tutta la cittadinanza, anzi molte volte dà fastidio, sentite tutte quelle critiche, ci siamo un assessorato aperto a tutti, quindi accettiamo le critiche, anzi la critica molte volte, anche quella di stasera, è costruttiva. Per non ultimo, in questi giorni abbiamo elaborato un progetto con un viaggio che partirà a giorni e lo faremo nelle scuole per cercare di sensibilizzare i bambini, che poi sono quelli che stimolano i genitori alla cura del verde, salvaguardare il verde e di mantenerlo, non distruggerlo. In questi giorni stiamo cercando di elaborare i progetti che verranno a crearsi nella nuova amministrazione per la manutenzione del verde. Uno degli obiettivi è quello di creare molti impianti di irrigazione nelle piazze per cercare di rendere più verde, non soltanto dal punto di vista arboreo, ma anche come parte inglese, che anche quello fa arredamento. Già abbiamo fatto qualche piazza su Gallina, c'è stato già qualche piccolo risultato, abbiamo piantato il giardino inglese, una cosa di Gallina, ma c'è. Scusarsi un obbedito, scusarsi una difesa. Ma devo dire che ognuno parte dal un esperimento, progetto pilota. Il progetto pilota. Ma non soltanto il personale del verde pubblico, cioè questo devo dire. Adotta il verde. Ma è stata una bella iniziativa. Questo dell'irrigazione è un problema drammatico. Secondo me è di fondamentale importanza. Stamattina all'ultimo sono andato a visionare con il presidente di sostituzione della Ragnese il patto che ci dava prima. Di Boletto. Non l'ho citato. Sì, importante. E purtroppo non è in buone condizioni, ecco. Quindi in questi giorni manderemo il nostro personale per una qualifica, anche per visionare l'impianto di irrigazione. C'è la carta. In questi giorni, in settimana, ci consegneranno anche il caposcala. Continueremo la foto di via Marina, quindi lo dico pubblicamente, sono delle critiche che le facciamo. Però questa volta, siccome sono interessate le valve, sono tutti tranquilli, perché tanto è una questione di pulizia dei rami, appunto, secchi delle valve da eliminare. La cittadinanza è tranquillizzata da questo punto di vista. Quindi c'è una sinergia, ecco, da dove ragiono io, cioè dal punto di vista politico. Molte volte abbiamo lavorato con te anche quando ero consigliere opposizione, ne parlavamo, cioè non c'era stato mai, ultimamente abbiamo provato in giunta il progetto di riapertura che è stato portato avanti, ecco, quindi con grande piacere, quindi continueremo su quella strada e cercheremo di dare un'obbligazione a tutti i bene della città. Senti, ho una proposta da fare, sì. Ma la mia ministra Pineta, insieme è sempre abbandonata. Non è nostra? Però c'è il museo, il museo musicale. Fa venire tanta tristezza della terra così carina. Avevamo fatto un incontro a Roma per recuperare il patrimonio, tutte le aree che bisogna bilanciare, sì. Tutte le aree ferroviarie, no? Ma delle ferrovie. Lo so. La Pineta. Ma noi stiamo anche cercando di fare progetti anche su diverse città, come quella del Provinaggio, noi stiamo cercando anche di andare avanti, però l'ultimo stiamo facendo le iniziative per Natale. Anche come abbellimento della città, e stiamo puntando molto anche sull'ingresso delle città, non soltanto il Corpinaccio, ma anche l'ingresso delle città di Canico, di Catona, di Arangia, di Lavagnese, tutti gli ingressi delle città. Purtroppo quella è un'area non nostra, che non metodicamente ma spesso viene a pulire, ma purtroppo quelli sono i mezzi che abbiamo. Il personale è pulissimo, e il cittadino non dà il tempo. Le esigenze sono troppe, quindi. Senza voler
una giustificazione, perché purtroppo lo pensiamo, no, noi siamo i primi che siamo italiani, siamo i primi, essendo le pulizie, il personale è pobre, le richieste sono molte, il territorio è basso, quindi non si riesce a compensare molte volte. Ma speriamo che con il sorvegliere della società mista si riesce a compensare la bassezza del territorio. Ecco, questo è l'obiettivo che noi cerchiamo di portare avanti per risolvere molti problemi che abbiamo in città. Ci sono tanti piccoli slavi, tante piccole aree. Sì, ci sono aree, sì. Non so, la prima che mi viene in mente è l'angolo perché la Grande Portanova è via Amendola, che sono tutte abbattute delle baracche. Cioè c'è un tanto via di baraccamento. No, via no, parte tutta la zona di Tremulini, 20 miliardi, il progetto del contratto di quartiere, là sarà realizzata la piazza della consegna che simboleggerà il passaggio tra la Madonna eccetera, mentre tutta quei marciapiedi, le cose saranno realizzate, le strutture già finanziate, il progetto esecutivo già fatto, per alcune partiranno le opere, speriamo anche per la casa delle associazioni che si realizzerà. E lì sarà tutta una rete di piste ciclabili che si andrà a collegare, come dicevi, come si allevia il traffico, sarà collegata una pista di piste ciclabili fino a marciapiedi grandi, eccetera, tutta una serie che sarà collegato possibilmente con quella della via Marina, e sul viale Calabria, anche lì sul viale Calabria sarà realizzata su una parte del viale la pista ciclabile. Sarà una sfida perché saranno anche scontri con gli automobilisti che volevano mantenere tutte le corsie, riqualificando tutto quel viale, quindi una rete di piste ciclabili che poi vorrebbero continuare lungo l'asse che va a Botteghelle e continua verso Mario, sapendo che sarà realizzato anche il congiungimento tra la via vicino all'Omeca, via Padova, e fino a Pellaro, quindi rompendo quella strozzatura che impediva di collegarsi via mare, se tu da Pellaro puoi andare a Girassalvo, tornare sulla costa e poi andare a Ravenna. Così questo è. No, invece la proposta che io faccio, così, tra le tante, noi facemmo un'esperienza, mi sono portato questa cosa perché volevo fatta la preghiera, ma su un esemplare di Magnolia della via Marina, sotto il magistrato, che ormai era morta, si era spaccata, noi cominciamo una scommessa, ma come possibile, non c'è un chirurgo in Italia che possa guarire? Sì, dovevi vederla prima, ormai era fratturata e cedeva sempre di più, era morta, non c'è sia un chirurgo in Italia. Contattando dei tecnici bravi della ditta, una delle ditte più importanti d'Italia, loro per una scommessa hanno detto dobbiamo fare un circuito mediatico, se voi fate questo vi mettiamo nelle reti di pubblicità perché non avevamo soldi. Loro vennero e utilizzarono un sistema importantissimo, si chiama Visual Tree Assessment, un sistema che utilizzando una dinamica di energia applicata, che utilizzando uno strumento che poi vi posso far vedere perché che si chiama il resistografo, è una specie di motosega dove si ci mette un ago degli aghi particolari, permette di fare la radiografia interna degli alberi, riproducendo tutto l'andamento delle cariche come se fosse una radiografia umana, e questo permette di vedere i vari livelli di intervento, tant'è che poi ordinava il buon amore agli altri delle medicine, delle cose, che poi per il primo tempo questi fecero, non so se stanno continuando, ma non è colpa del cambio di assessorato, e piano piano vi è un recupero della parte viva della pianta, l'eliminazione della pianta, poi con un sistema di tirante l'hanno ribilanciata, con un sistema di scuotimento, di studio della pianta, ti permettono anche di capire dove va fatta la potatura, fanno dei cerchi eccetera. Allora l'idea che era nata e la proposta che fece in giunta fu approvata, doveva andare in consiglio e poi non di fare questo monitoraggio complessivo del territorio della pianta, ovviamente una gara, cosa su tutto il patrimonio. Allora, questo consentirebbe di utilizzare le più moderne tecniche e credo che il questo è oggetto del
diciamo, ma questo, di questo poi sul perché sono stati magari messi su alcuni assi di finanziamento anziché su altri, poi magari ci sono. L'importante è che queste tecniche di endochirurgia, che sono moderne e ormai hanno per alcune cose delle cose avanzate, riusciamo in modo sistematico a farlo perlomeno sul verde, diciamo, storico più importante. Se questo c'è, io posso anche all'interno del Consiglio Comunale fare una proposta di studiare il bilancio, concordiamola e proviamo a farla passare. Posso chiedere una sola cosa? Sì. Nel rialberare la nuova via Marina, perché se è stato scelto soltanto un tipo di palma, la Positonia robusta, cioè perché non si è diversificato soltanto quelle palme? Il progetto della, diciamo, via Marina, lo voi sapete, insomma, tanto esistente, diciamo, almeno la mia presenza, il tipo di pianta è bella, non è la pianta più adeguata. La Canariensis sicuramente sarebbe stata diversa, ma poi ci doveva essere anche un sistema, no? Modifiche al progetto della Marina siamo riusciti a farle, ma erano entro una quota possibile, perché ormai, per esempio, le ringhierine che accompagnano verso il mare, queste sono tutte cose che sono nate da un laboratorio proprio di associazioni, di cose, eccetera, eccetera. Poi anche alcuni errori, in alcuni posti, non so, prevedevano la cosa giochi e poi avevano messo, come si chiamano, gli oleandri che hanno disegno delle nostre, cioè gente che magari. Questi, diciamo, la giustificazione hanno dato i tecnici della ferrovia, che siccome lo spazio era molto risicato, perché sotto c'è la galleria, sì, quel tipo di pianta garantiva questa cosa e si prestava di più. Cioè, è un discorso, diciamo, di carattere tecnico, rispetto al quale noi, ma il progetto è lungomare, ognuno di noi si aprisse questo, diciamo, capitolo, sicuramente avrebbero risolto molto, se è perfettamente aderente alle proprie volontà. Voi sapete che questi dibattiti infiniti si sono interrotti grazie a qualcuno, che dicono cominciamo, realizziamolo, troviamo anche le risorse che potranno aumentare. Mi pare che il risultato sia. Ma per carità, non ho nulla da eccepire, no. Il cavallo di dare questa. Questo, la motivazione, ma i tecnici. Una curiosità. Sostanzialmente questa. Poi gli agronomi sono una specie particolare, se si fissano su una cosa. Ma io devo dire che quello dell'agronomo non stavo giusto tenendo come la pianta che si è dimostrata sensibile al vento, si è stata proprio messa sul lungomare. Questa è la questo particolare necessità intellettuale. Necessita di sostegno. Questo è un discorso, vi ho già detto che era precedente alla mia esperienza, io non l'avrei fatto. Noi esperienze di sostituzione di piante rispetto al vento, l'abbiamo fatta a piante in molte parti della città, per esempio nello stesso lungomare, nella pineta, siccome il Pinus pinea aveva dimostrato una non capacità, nonostante si chiami Pinus pinea, nonostante sia marittimo per eccellenza, però rispetto alla salsedine nostra dimostrava più sensibilità. E abbiamo provato una sostituzione col pino d'Aleppo, no? Queste sperimentazioni, diciamo, vanno fatte, perché guai a considerare immutabile un patrimonio, anche perché sulla via Marina alcune piante, come anche i parchi di città, se a fare gli impianti arborei sono gli architetti. Questa è una cosa che. Ah, lo so, ma io lo impedirò, ci sono gli agronomi. Ho preteso che tra i tecnici del piano regolatore ci fossero. Ho preteso io ed è passata questa cosa. Bisogna difendersi. Ora io sapevo. Perché abbiamo fatto la riunione con l'ordine degli agronomi e fui io a porre questa cosa all'amministrazione. Perché gli architetti fanno delle cose carine, però poi. Sono sulla carta. Poi non sanno che un albero la sua evoluzione. Certo. E magari non sono i compagni. Quando sono piccoli, a una certa distanza, stanno bene e poi invece crescendo entrano in conflitto, sia radicali sia cose. Queste cose, diciamo, ci muoviamo in un nuovo scenario. Limiti ce ne sono. Abbiamo fatto già qualche riunione con la dottoressa, anche con il collega delle opere pubbliche, con il dirigente, in modo che ci sia una sinergia anche per le opere pubbliche. In modo che quando si fa l'arredamento delle villette, l'arredamento dal punto di vista del buono si è fatto al nostro
dai nostri tecnici. Tutti i progetti. Tutti i progetti. C'è cioè una valutazione sì. dell'impatto ambientale minimo sulle tutte le di qualità ambientale. Vabbè, allora ringraziamo, diamo la parola a tutti alla pagina, chiedo scusa per la. Grazie a voi. Possiamo sì. contarci per favore? Sì, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene. Comunque, grazie. No, non per me, per no, no. che se ne sono andati. Perché stiamo parlando, patrimonio al cuore, ha detto. Il professore Cucitti ha detto, avete idea di città nuova? Io vi dico, avete idea di chi vuole? Il giardino di quella benemerita famiglia che ha lasciato quel gran palazzo all'amministrazione comunale, il parco a monte e il giardino a monte, che alberi ha? Ci sono, professore? Non me lo ricordo, io ho insegnato più Valencia, ma monte, ci sono, credo che siano dei cedri del Libano, non me lo ricordo. Quando vengono realizzato, sono una persona roba di 150 sì, sì, una famiglia di vivi. Un momento, allora sto, è quello che vi voglio anche dire. Il gigante della sinistra. Vi voglio dire, scusatemi, se mi date dei dati, se no non ci arriviamo, le cose da dire sono troppe, purtroppo. Quando è stata realizzata la mia marina? Pressappoco tra il 920 e il 925. 17 si hanno cominciato, come i miei, eccetera, gli alberi sono stati messi là, probabilmente sono state prese delle piante che potevano avere 3, 4, 5, 8, 10 anni, adesso ne hanno 80 e siamo là. Va bene. Reggio è stata fatta perciò con l'unica area verde degna di questo nome che è la Via Marina. La villa comunale è di epoca borbonica della prima metà dell'Ottocento. No? Lo sappiamo? Era nata fuori, perché Reggio, mi dicono, professore Sombetti, il consorzio agrario, terminava a piazza San Filippo, cioè via 21 agosto, presso a poco. Allora, questi benedetti cristiani dell'Ottocento e cristiani del primo Novecento hanno costituito il vero patrimonio arboreo di Reggio. Perché poi, durante la ricostruzione, che lungo le strade, tipo la via degli uffici si sono messi i coleandri, la via alla metro si sono messi i padani e non so se ci sono i tigri, ci sono e altre cose eccetera. Evidentemente non sono da disprezzare, ma sono tutt'altra cosa, cioè il patrimonio arboreo costituito dal giardino pubblico della comunità e dai possessori. Allora, non c'è mai stato nessuno che ha avuto l'idea di pensare che queste cose sono state fatte quando Reggio aveva 25-30 mila abitanti. O 30-40 mila, perché nel terremoto erano 42-45, 10-12 mila mi pare sono morti o dispersi o altro, la città è ripartita da circa 30 mila abitanti. 12 mila. La città è ripartita da 2 mila. Allora, come sono andate le amministrazioni pubbliche di questa città? È arrivato a un certo punto un certo signore ammiraglio, Giuseppe Genese Zerbi, che avendo navigato qualche acqua diversa dalle acque balneari che abbiamo davanti, sapeva qualche cosa di più e ha cominciato a fare qualche cosa di nuovo. L'hanno buttato fuori dopo un anno e mezzo e quelli che sono venuti dopo campavano di rendita su quello che ha fatto lui. Perché le prime innovazioni a Reggio, città civile, sono state fatte dalla Milano Genese Zero. Poi è venuta la guerra, altri disastri, altre cose, poi è venuta la democrazia. Che bellezza. No? E siamo stati amministrati, scusate, mi devo portare verso di voi, non verso questi signori. Siamo stati amministrati da dei galantuomini, persone civili, di grande famiglia o anche di modeste condizioni o altro, eccetera, i quali però non vedevano da qua. Cioè si sono infossati o infognati in una certa condizione nella quale hanno tenuto la città per circa 50 anni. La città non ha progredito, la città è stata lasciata all'abusivismo. Se vi affacciate dalla rotonda di San Paolo o dall'autostrada che attraversa l'Annunziata, vedete, la vallata, un momento, la vallata dell'Annunziata e la vallata del Calo Pinace, che hanno centinaia o migliaia di fabbricati su tutti i dirupi possibili, perché qualunque fazzoletto di terreno che anche poteva non essere adatto a costruirsi una casa, c'ha sopra un fabbricato di 4, 5, 6, 8 piani o quello che sia. Aree verdi a Reggio, tutto quello che era in verde di Reggio, quello di Sbarre dove si producevano gli ortaggi, su cui viveva la città, perché c'era ancora una economia di tipo biblico
cioè la città aveva il nucleo dentro e tutto questo serviva a fare le uova con le galline, le cose, il latte, perché c'erano le mucche a Rione Scordo, le mucche da quest'altra parte e le capre che venivano e si mungeva il latte di capra alla porta di casa di chi doveva comprarlo. Va bene, questo soltanto 50 anni fa, non è che parlo. Io mi ricordo la mia marina registrata con quelle puzzolette. Puzzolette in anticapra, come diciamo, si chiama? Scacciacarci. Sì, 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 l'erba, l'erba del coso. Scusatemi, questo per dire. Scacciacarri. Questo per dire, allora, che il professore si ricorda di quando era bambino lui di certe condizioni che erano preistoriche o pressappoco. E io posso dire che ricordo condizioni preistoriche. Dalla preistoria, va bene, Reggio è venuta fuori con i ricostruttori dopo il terremoto che hanno fatto, diciamo che hanno fatto la Via Marina, diciamo soltanto così, non stiamo a dire processi con idee, questo, quello e quello, e col residuo dell'Ottocento portonico con la Villa Comunale. Poi è venuto l'assessore Lucio Parenti. No, prima è venuto il Papa. È venuto il Papa che non poteva mettere le piante. No, ma è venuto il Papa, sono state fatte le palme già grandi nella loro storia. Non è una battuta. Le palme cotterelle della zona sono state fatte in fretta quando è venuto il Papa, hanno speso i soldi, perché l'unica cosa per perdere fanno per la figura spendere i soldi. Sì, e sono stati stroncati tutti i fili su Beniamino di Piazza, sono votati in una maniera indegna come si stanno votando altri. Non è stroppabile, non è il mio mestiere. All'inizio verso l'84 è stata fatta una votatura di Piazza Roma che era veramente indegna. Ce l'avrebbe messo in Piazza Italia con gli altri, una domanda. E il Ficus Beniamina in Piazza Italia? È giusto che ci siano, ci sono. E lo sa che abbiamo dovuto combattere una battaglia, sì, che li volevano tagliare. Lo sa. Scusate, non qualifichiamo le persone che sono capaci di impegnarsi in discorsi di questo tipo. D'altra parte, allo stesso modo come si può dire, scusi, vogliamo non disperdere per favore, se non ci arriviamo, io parlo in diretta, scusate se non mi scandalizza. Allora, ci possiamo scandalizzare tutti per le palme. Voi sapete perché le palme di Ivanina sono così come stanno? Messi a coppia come carabinieri. Quelli che hanno concepito questa benemerita fila di palme sul marciapiede lato mare della costa non avevano pensato che la fila dei tronchi di palma, tutti a costruzione regolare, vista di scorcio, avrebbe costituito una specie di parete che avrebbe chiuso il panorama verso l'Etna. Quando io l'ho scritto in un articoletto sul giornale, qualcuno mi ha detto, ma non è possibile, non è vero, dice, perché io passo dalla marina e vedo il mare, grazie. Se uno guarda così attraverso la porta, vedi la facciata di là, ma se io sono sul filo della parete, la facciata di là non la vedo più. Cioè l'idea, non facciamo un problema di geometria. Insomma, comunque, allora, alla fine, prima hanno negato il problema, poi hanno trovato la magnifica soluzione di dire, va bene, allora, se le palme a equidistanza danno fastidio, allora ravviciniamo le due a due, così almeno tra ogni coppia e l'altra c'è un intervallo maggiore. Però l'effetto indegno verso il paesaggio c'è. E la sproporzione, o comunque il fatto che quelle palme siano inadatte a una posizione di quel genere, rimane. Che siano ancora peggio le altre palme, Washingtone messi giù sulla livello della piaggia, allora è inutile che diciamo chi ha fatto quel progetto e chi l'ha accettato e l'ha approvato e chi non ha voluto mai intervenire per cambiare una cosa di questo genere, avrebbero risparmiato dei soldi. Abbiamo lottato, o almeno la città ha lottato per anni per avere una soluzione di opere fatte sul lungomare e si sono scontrati col fatto che i soldi non bastavano e però hanno sprecato soldi per fare un lavoro di quel genere. Vi dimenticate che l'appalto è stato abbandonato per un certo tempo? Vi dimenticate che è stato fatto un secondo appalto? Vi dimenticate che la cosa è stata superata soltanto perché c'era Marco Minniti a Roma? In quel momento ha detto, finiamola! 4-5 miliardi di lire, 4-5 miliardi di lire di differenza per finire i lavori che non li volevano mettere avanti. E però abbiamo sprecato quello che abbiamo sprecato per le palme, perciò lasciamo andare. Mi scusi, perché siccome dei suoi, diciamo, per capirsi, siamo chiari, cosa vuol dire? Che l'opera del lungomare non va bene? Stiamo dicendo che non sono soltanto io che ritiene che le palme che non siano... Eh sì, allora diciamo che mentre...
mentre alcuni di noi, che come lei sa, perché hanno fatto una battaglia dal fronte di guerra per modificare qualcosa, come avevano fatto una battaglia durissima contro i progetti precedenti, compreso quello di Anselmi che aveva messo sulla firma ed altri che aprivano scenari, noi altri poi chiamati a stare nelle istituzioni, quando già tutto era stato approvato nel Consiglio Comunale precedente, abbiamo fatto di tutto per mimetizzare con un lavoro di costruzione, per cui non serve dire è una figlia starsene là, serve collaborare con le amministrazioni anche per correggere gli errori. Non ci sono voluti correggere gli errori. Questo atteggiamento. Non si sono voluti correggere gli errori, non si è voluto fare nessun intervento. Lei sa da che parte stavo io e quanto ho combattuto per queste cose. Perciò io chiuderei qua, perché siccome sono stato troppo impegnato per anni, penso che è meglio che non parli io. Va bene? Allora, scusi, con Italia Nostra nel 93 avevamo preparato qualche cosa. Prima quando c'era Reale, poi con Falco Matà. Nel 94 abbiamo presentato un progetto intero, ci è stato detto sì, ne teniamo conto, eccetera. Dopo poche settimane è venuto fuori quell'altro e dice: ma noi intanto dobbiamo approvare perché i soldi vengono di qua. Dice: poi vedremo. E poi non si è visto più, d'accordo? E io di cose ne ho scritte sui giornali per anni, va bene? E lei sa, quando lei da Legambiente metteva i cartellini sulle piante, questa non si deve abbattere, cosa hanno fatto? Hanno mandato la RUSMA e hanno abbattuto. Ho capito, perché è una battaglia allora, continua, però no, ora si è aperto. Scusi, diciamo, allora io da che parte stavo, siccome lei non... Fa come ieri, lo faglio dire su lì, cioè, tenga conto. Fermiamoci, perché io non devo presentare quello che ho fatto io negli anni scorsi, lasciamo andare. Volevo soltanto dire questo, che mentre in epoche precedenti gente illuminata ha fatto delle cose degne di una città civile, successivamente per almeno 50 anni non ci sono state persone dello stesso tipo e a Reggio e si è mancato di fare tutto quello che si doveva fare rispetto alla crescita della città. Va bene, l'abbandono di tutte le aree esterne o periferiche o addosso al centro, va bene, all'abusivismo più canagliesco possibile, direi quello che si d'accordo, siamo là, perciò e io perché le cose la qualità professionale se le altre regioni io allora mi a dire allo Stato siamo innocenti. Resta, no, no, si figuri, ma non è questo. È allora, scusi, lei, la sua categoria che ha firmato progetti dopo che le case erano costruite, ha permesso che rimanessero questi obbrobri di pessima qualità, anche individualmente una classe professionista che è stata in silenzio quando pochissimi parlavamo e ci prendevamo i rischi. Voi stavate in zitti, eravate no, complici. No, no, un momento, un momento. O lei era a Milano. No, per cortesia. No, no, ma anche quando sono stata a Reggio, per cortesia. Perché la storia raccontata non ancora raccontare quella favoletta. Come avventura, io posso pagare, non lei. No, no, le dico che posso pagare io anche più di lei, scusi. Diventa un'altra cosa, per cortesia. Non portiamo le cose su base personale. Lei io dico che lo stato attuale a Reggio si può fare ancora qualcosa per il verde pubblico degno di una città. Si dovrebbero fare degli altri parchi. Allora c'è la collina di Bentivele da 50 anni su cui non si fa niente. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha che sa? Non c'è, c'è un... Allora, si sta... La c'è collina di Bentivele potrebbe avere dei boschi da quando si è cominciato è a parlare. È già stato... Cioè, scusi, c'è un progetto che si sta facendo. Lei mistifica. E io non consento, a nessuno si mistifica, questo è un dibattito pubblico, lei abbia il coraggio, perché ci conosciamo 20 anni, ci stimiamo, ha collaborato, abbiamo lealissimi rapporti, ma lei non può mistificare. Allora, la scommessa di far diventare il pari in parco la collina di Bentivele è una grande conquista delle associazioni ambientaliste, innanzitutto. Grazie. Scusi, ma perché no, la, scusi, no, la storia la si racconta così, perché nell'83, 1983, se non ci fosse stato, sai chi era il primo firmatario dell'esposto? Tanto per cominciare, dell'esposto che permise a un giudice coraggioso di chiudere la cava e la, chiava, la cava che c'era, la cava non era Leone, la cava l'altra cava che c'era, gestita con complicità assoluta, i palazzi che stavano cominciando, il primo firmatario e abbiamo vinto quella battaglia non perché facevamo i profeti solitari che magari chiusi negli studi nelle divise pure perché abbiamo coinvolto la città con la prima Corileggio si concluse là perché cambiò la cosa, questo è il problema, non basta maledire il buio, occorre accendere una candela, dice il saggio Lao Tse. Lei che fa parte dell'intelligenza di questa città
se vuole, in questa fase storica, o sta dentro questo percorso con la sua criticità, eccetera, ma se sta sempre a indicare agli altri come si fa, eccetera, non sappiamo, per cortesia, guardi, allora. Perché lei in migliaia di dibattiti, mi ricordo, sempre la stessa cosa, per cui il merito della Via Marina è di quello che a Roma, figurarsi poi. Di quello che è Roma che risolse i problemi, ma che cosa sta dicendo? Qui c'è stato un grande uomo, un grande sindaco, uno straordinario che ha aperto un'era che per quanto lei tenta di minimizzare, perché magari non tutti i suoi progetti sono stati accolti al 100%, non mi interessa, ha segnato un cambiamento epocale da cui spero non si torni indietro. E non si permette, io sto per cortesia, dire che non ci sono stati non facciamo polemiche che diventano personali. No, non è personale. Lei giudico la fase storica di questa di non giudico la fase storica, sto parlando di 50 anni. Lei sta sputando su un'esperienza di cui ho fatto parte e non glielo consento perché non lo dice con argomenti. Abbiamo parlato dei 50 anni ultimi, sto dicendo 50 anni, perciò non mi riferisco agli ultimi 5 anni. E però dice nessuno ha fermato, gli amministratori non hanno fatto niente per la Via Marina, se non ci fosse stata la Via Marina. No, scusi, allora, lei era tra quelli che dicevano, perché lo sappiano tutti, lei era tra quelli che dicevano che bisognava fare causa alle ferrovie per come stavano facendo le cose, questa è la verità storica, per bloccare il progetto, ci saremmo fermati per 80 anni, invece ci fu la saggezza e la concretezza, il pragmatismo di uno, con cui avevo anche delle polemiche, perché sulla questione del verde è stato spinto ad una concezione più aperta, per carità, con Italo avevo cose, ma è stato, ma guarda, avere la lungimiranza di resistere alle pressioni di fare una cosa demagogica, e forse in epoche più recenti probabilmente faranno parte, non lo so, comunque lasciamo stare. Scusi, e a fare una scelta che ha permesso di realizzare un gioiello. Scusi, mi può dare tempo di finire. Ma non di non dire però... No, lei se la prende come una faccenda personale, lasci fare, io non sto parlando contro un'amministrazione della quale lei era assessore. No, si figuri, non posso farlo, no, sto parlando di... Mi sono riferito agli ultimi 50 anni, ho cercato di dire chi ha realizzato la Via Marina è stato, lei mi ha detto il 17, il 20, il 21, il 25, poi ho parlato dell'ammiraglio Zerbi, ho detto quelli che sono venuti dopo sono vissuti di rendita, perché sono vissuti di vendita, non c'è nessuno che abbia fatto un parco o un giardino come la villa comunale o un'altra cosa di estensione di un chilometro quadrato, per sa poco, o mezzo chilometro quadrato. Guarda, non c'è. Dovrà essersi faccia dare i progetti. Vada, lo voglio il prossimo convegno, non mette la cosa diversa e storiera dei progetti. Parla lì e si faccia dare tutti i progetti di parchi, non tutti i progetti. Non interessano i progetti allo stato attuale. La collina di Ventimiglia se li immagino come lei, poi se ne va in fetore e dice non si sta facendo niente, al contrario, grazie alla lotta. Poche volte l'ho vista così anche in questa cosa. Col sindaco Falcomodà sono salito sulla collina di Ventimiglia quando noi con Italia Nostra abbiamo presentato la nostra proposta. Va bene, e questo è stato 6 o 7 anni fa. Ma non è 7 anni fa già c'era stato approvato, c'era l'ICAN ancora quando il piano per il progetto di tema, siete spazzati col tempo. Lasciamo stare, ripeto. Scusatemi, però era necessario. Guardi, ci sono delle cose che stanno scritte sui giornali, perché sono stati mandati degli articoli, sono stati pubblicati, questo lo lasciamo andare. E quindi qual è la morale? Che cosa ci vuole? La morale è questa, stavo cercando oggi, che cosa si può fare, stavo cercando di dire. E secondo me, se vale, se io dica qualche cosa secondo me, certo. Va bene, io comincerei, stavo dicendo sbarre, quando ho parlato degli ortaggi, non so se tanti giovani sanno, che la zona agricola più vicina alla città, che riforniva la città, era quella di sbarre, dove si coltivavano ortaggi, dove ancora ci sono delle zone che sono a giardino, va bene? Può essere che nell'amministrazione comunale qualcuno si impegni, ad esempio, a preservare quello che rimane di aree verdi tra Viale Calabria, il Sant'Agata e Sbarre, per dire domani facciamo un giardino pubblico là, perlomeno per l'estensione della...